Sì, neutro o alcalino. Sì, adesso te ne parlo. Visto che mi hai tirato lo spunto, visto che mi hai tirato la domanda, mi hai dato lo spunto. Allora, ripartiamo, ricominciamo con il nostro corso di agricoltura naturale, che insomma, dove ci sono ancora delle cose di cui vi voglio parlare. Ripeto, per chi è arrivato più tardi, lascerò un'ora prima della chiusura di tempo disponibile per tutte le vostre domande, oltre quelle che vengono fuori durante le pause, non c'è problema. Sono qui e cerco di essere a disposizione e cercherò di rispondere a tutte le vostre curiosità. Mi fa molto piacere, tra l'altro, lo scambio di idee e di informazioni, perché questi incontri sono la base, sono un fondamento, sono importantissimi per crescere, per avere innovazione. Il mondo cambierà e cambierà sempre quando ci saranno incontri come questo, quando ci saranno confronti con disposizione e apertura di mentalità. Quindi grazie anche sempre delle vostre domande che mi fate. Ripartendo da quello che di cui avevamo appena parlato, c'era un'altra domanda da cui voglio partire un momento, che è una cosa molto simpatica, che io valuto sempre, guardo sempre i terreni dalla vegetazione. Certo, ci vuole un po' di esperienza, però dalla vegetazione che cresce in un terreno si può capire, si può intuire se un terreno è tendenzialmente basico o acido o neutro, perché ci sono delle piante, sempre le solite piante selvatiche, che sono prettamente acidofile o basofile. Sono piante specializzate e non possono vivere in ambienti diversi. Per cui, senza andare a misurare con la cartina di tornasole, già si può avere un'idea. Un esempio, mi piace sempre fare gli esempi perché sono quelli di approccio diretto, che tutti possono verificare e controllare. Se c'è un terreno dove crescono le felci, e mi riferisco alla felce aquilina, una felce che diventa anche 2 metri o più in alcuni ambienti, è una felce che è diffusa dal livello del mare, dalla retroduna fino in montagna a 1500 metri. È diffusa localmente qua e là, ma in tutta Italia è presente, e c'è anche in Puglia in alcuni ambienti. Comunque questa felce, bella, alta, coriacea, robusta, è una pianta indicatrice di terreni tendenzialmente acidi. Infatti cresce su terreni tendenzialmente di colore rosso-brunastro, come sono i terreni qui della Puglia. È un terreno rosso-brunastro, con le felci sicuramente è un terreno che va bene per tutte quelle piante che avevamo visto in precedenza, che hanno bisogno di un pH leggermente acido. È tendenzialmente acido, Quindi il pH sarà 7,5, 7,2, 7,3, 7, ripeto sempre, il valore neutro, 7,2, 7,3, scusatemi, 6,8, 6,5, già è tendenzialmente acido, anche per mezzo valore o meno di mezzo valore, il pH è leggermente acido. Se si scende verso 0 è acido, se si sale diventa basico. Pensavo già a qualcos'altro. Allora, dicevamo, per valori che scendono da 7 ad andare verso i numeri inferiori, quindi verso lo 0, il suolo sarà leggermente acido. Un'altra pianta indicatrice presente nei nostri ambienti mediterranei è l'erica arborea, che fa anche delle fioriture molto particolari, un legno molto duro, era utilizzata e localmente utilizzata anche oggi per farne le pipe. Le famose pipe per fumare, per assaporare il tabacco, sono fatte con radica di erica, perché la radica dell'erica forma delle ciocche grosse, abbastanza grandi, che se lavorate hanno una venatura molto particolare e soprattutto è un legno molto resistente, molto duro, tanto che può essere bruciato il tabacco all'interno, non si rovina facilmente ed è molto bello. Quindi le ciocche di erica una volta erano utilizzate per le pipe e anche per fare altri piccoli oggetti molto particolari. L'erica, bene, è una pianta indicatrice di terreni tendenzialmente acidi, dove c'è il pH quindi intorno a 6,8, 6,5 oppure anche 6. Per chi ha un po' di esperienza con queste piante sa già che dove c'è l'erica troverà gli ovuli sono tra i funghi insomma, più prediletti, più pregiati, più ricercati oltre ai porcini, perché l'erica forma delle simbiosi insieme all'ovulo, però il pH
è sempre quello, tendenzialmente acido. Si creano degli ecosistemi, delle associazioni vegetali che poi portano a degli ecosistemi specifici. Quindi si va a colpo sicuro, non si ha assolutamente il minimo dubbio di sbagliare. Se c'è l'erica, il pH sarà tendenzialmente acido e se le condizioni ideali favorevoli, climatiche, sono quelle giuste, in alcuni periodi usciranno anche gli ovuli sotto queste piante. Per esempio la ginestra. La ginestra comune invece è una pianta particolare, perché è una pianta pioniera, lei preferisce tendenzialmente suoli tra neutro e alcalino invece, quindi pH questa volta 7,2, 7,5, anche 8. È una pianta che nei suoli acidi non va tanto bene, non preferisce i suoli acidi, preferisce più i suoli alcalini. Infatti le ginestre si trovano spesso nelle zone interne dell'Appennino, dove ci sono i famosi calanchi, quelle formazioni di argilla tutte scavate, l'argilla bianca, l'argilla chiara, è una roccia tenera che si consuma velocemente con l'erosione piovana e dà come pH un pH sempre garantito tendenzialmente basico o alcalino. Quindi dicevamo, queste sono le piante per la domanda che mi era venuta prima, ma ce n'è un'infinità, bisognerebbe parlarne una a una per conoscerle tutte, perché poi queste sono piante, io parlo di piante che sono arbusti perenni, li trovi tutto l'anno, poi ci sono anche piante erbacee, le trovi solo in certi periodi dell'anno, sono più complicate da vedere perché in certi momenti non sono presenti le piante, sono secche, sono a riposo, trovi solo i semi nel terreno e quindi non riesci a orientarti bene. Con gli arbusti è più facile, solo per questo ho fatto quegli esempi. Dimmi. Le piante della macchia, per esempio, la macchia mediterranea, diciamo lentisco, filirea e compagnia, suoli tendenzialmente neutri per loro, però anche loro a volte riescono bisogna vederle uno a uno, perché il lentisco va in tutte e due, sia tendenzialmente acidi, tendenzialmente basici, è molto adattabile, sì. Il lentisco si adatta a tutte e due. E molto... tipo il Fragno. Allora, il leccio non è un indicatore di terreni acidi o basici, perché può crescere indistintamente tutti e due. Il fragno è leggermente neutro o acido, sì, perché nei suoli basici il fragno non va bene. Se il suolo è molto basico, però comunque non sono grandi bioindicatori questi alberi, perché possono vivere un poco con termini spostati a destra e a sinistra. Poi per noi i valori di 6,8 6,9, a noi è difficile vederlo, ci vuole un pH-metro, non ci fa grande differenza, invece per quelle piante fa tantissimo. Per le piante che sono indicatori del pH, per le piante che non sono indicatori di pH, è tale quale come per noi, le trovi sia dove 6,8 sia dove 7,2 e non ti dà un valore preciso, un'indicazione precisa. Quindi il leccio no, fragno poco, indicatore molto poco. Alcune piante invece il pH lo possono, avevamo visto, lo possono modificare loro stesse, per esempio quelle conifere, dove ci sono boschi di coniferi, spesso anche artificiali, con gli aghi che cadono a terra. Gli aghi, andando in decomposizione, sono ricchi di resina e la resina, decomponendosi al suolo attraverso i microorganismi, i soliti passaggi di cui parlavamo all'inizio, danno un pH del suolo acido. Però guardate che strana la cosa, perché danno il suolo con reazione acido in superficie, nel livello A. Sotto rimane comunque come era prima, o poco variabile, perché un albero, un bosco di conifere non è capace di modificare il pH tanto in profondità, è sempre lo strato in superficie. Però quello strato in superficie è importante, perché anche se è piccolo il livello di humus accumulato, è quello che permette la germinazione, la nascita e poi la crescita di altre specie che sono più esigenti. Praticamente lo strato di terriccio, quello A, dei suoli, è come un vivaio d'allevamento per le specie che verranno dopo. E lì il pH è importante per favorire quelle piante. Sì? Scusami, se passate il microfono, per favore. Perché? No, perché siccome siamo in streaming, per chi è a casa, per chi segue da casa non sente le domande se non sono...
amplificata. Si potrebbero utilizzare gli aghi di pino per creare in certe, dove è necessario, sì, un po' di acidità sulle piante che lo necessitano, perché io ho una produzione di aghi di pino con esagerato. Un pino immenso. Ottimo. Di sotto vive bene solo la malva per ora, per qualche ragione, malva silvestre. Beh, lì poi, perché c'è la condizione anche dell'ombreggiamento che è molto forte. Infatti. E loro ombreggiano completamente, perché specialmente se sono pini piantati, se non sono nati da condizioni naturali, sono stati messi al 99% troppo vicini. Vengono messi troppo vicini perché si ricopre il suolo velocemente, si ha quell'effetto di copertura veloce, però poi non c'è l'illuminazione sufficiente, quindi sotto stendono tutte le altre piante per la mancanza di luce. Gli aghi vanno benissimo, possono essere una delle forme di concimazione naturale, è già conosciuto, è risaputo e può essere utilizzata per tutte quelle coltive, quelle ortive che hanno bisogno di sostanze acide. Sono delle forti, hanno delle grandi capacità di acidificare il terreno, sempre per lo strato superficiale e sempre per periodi limitati. Perché devo poi una volta che. Come impacciamatura. Certo, come impacciamatura va benissimo. Io credo che indicativamente, se voglio dare delle misure, posso dire che uno strato di 10 cm di aghi di pino per impacciamatura su un terreno può andare bene per circa uno o due anni. Dipende da quanta umidità si avrà in queste stagioni, di uno o due anni, e di quanta temperatura ci sarà. Perché se d'estate dovesse piovere un po' di più, con il calore gli aghi si degradano più velocemente. Se invece l'estate non pioverà, gli aghi restano secchi, tal quale, non si degradano e si conservano per la stagione successiva. Okay? Quindi dipende sempre dalla decomposizione, dal lavoro che faranno i nostri cari batteri, funghi e buffe e quant'altro. Prego, prego. Scusa, rimanendo sugli aghi, si possono utilizzare nella compostiera per fare compostaggio? Sì, io li uso e li userei. Come secco o come... Sì, anche perché nella compostiera tenderanno a dare quel valore di acidità in più che magari può essere utile per le tue coltive. Sicuramente. Io la compostiera ce l'ho, non mi basta, la mia compostiera è soltanto un piccolo gioco per bambini, perché quando terriccio consumo per le piante devo continuamente accumulare foglie e materiale da tutte le parti, perché la compostiera è quella standard che ho, è un contenitore che ne produce ben poca, però compenso con gli animali, perché abbiamo un po' di animali, quindi loro danno quella materia organica velocemente in più, che miscelata al terreno ne produco un po' di più. Allevo piante, quindi me ne serve tanta per le mie esigenze. Allevando piante ne ho bisogno di più. Ma per un piccolo orto, per un piccolo giardino, la compostiera la consiglio sempre da fare, da utilizzare e da metterci di tutto. Materiale organico intendo. Materiale organico di tutto, tutto quello che hai a disposizione. Certo, i gusci d'uovo impiegano un po' di tempo. Se li frantumi, se li schiacci, se li sminuzzi è meglio, perché si decompongono più velocemente. E i pezzi di legno grossi, pure quelli andrebbero sminuzzati il più possibile, perché se sono sminuzzati sono attaccati prima dai decompositori. Praticamente la natura, il terreno funziona come un grosso stomaco, digerisce tutto, ma se i pezzi sono grossi ci mette più tempo a digerirli, se sono piccoli fa prima, se li mastichi, tra virgolette, se li sminuzzi, se li spezzetti, i decompositori li attaccano prima e riescono a decomporli prima. Prima sono decomposti e prima sarà possibile assorbirne i nutrienti e quindi riciclarli. È stato molto divertente un esperimento che ho fatto quest'anno, sempre con un amico di famiglia che ha 7-8 piante di kiwi in città. Quindi in città problema elevatissimo di smaltire i tralci dei kiwi, che sono tralci lunghissimi, sarmenti enormi, legati in fascine, 7 piante ne producono una catasta, ci vuole un furgone per portarle da qualche parte. Ha un terreno fuori città, ma per trasportarli è anche problematico e faticoso. E io gli ho consigliato per anni e non mi è stato a sentire. Quest'anno la prima volta mi è stato a sentire, perché gli veniva troppo faticoso trasportare questi tralci dalla città alla periferia, di sminuzzarli. I tralci di kiwi sono grossi, sono enormi, ma giocando, perdendoci un po' di tempo, con 7 piante ci sarà voluto 1 ora e mezzo di lavoro. Questo è tutto grande lavoro. Una volta all'anno, 1 ora e mezzo di lavoro per una volta all'anno, non è che stiamo parlando di lavori forzati. Bene, con una buona cesoia sono stati sminuzzati questi tralci da 7-8 fascine che erano così, è venuta fuori una pacciamatura sotto i kiwi che è bellissima, è pure bella da vedere, perché si vedono tutti i cubettini e questi pezzettini di rametti lasciati per terra, che
mantengono asciutto, mantengono umido e sono anche simpatici da camminarci sopra perché sembrano tanti trucioli alla fine. I rami di chimico sono tutte le stesse dimensioni, sono facili da tagliare, sono molto acquosi, sono piante che a vederle sono fastidiose, ma poi una volta che le tagli sono teneri, sono facili da sminuzzare, non sono duri come l'ulivo. Quindi si sminuzzano facilmente anche con un po' di lavoro manuale e soprattutto nel giro di una stagione saranno decomposti, perché essendo molto acquosi sono spugnosi, non hanno molta lignina all'interno, hanno molto midollo, molta corteccia, molto midollo, molte sostanze tenere, si decompongono velocemente. Quindi anche i kiwi in quel caso è stato divertente vedere che si possono risolvere lo smaltimento, si può risolvere lo smaltimento anche semplicemente lasciandoli sotto le piante senza accumularle, perché non c'era la compostiera in quel caso. Sì. E il microfono per favore, se può arrivare. Ce l'ho io perché sì. Vai. Una domanda. Ma le sostanze allelopatiche presenti nelle aghi di pino non mi possono inibire poi la coltura se lo uso come pacciamatura? Dipende dalla coltivazione che tu vai a stabilire, perché se tu hai degli aghi di pino e vai a mettere le piante che... se ho capito bene la domanda, tu mi dicevi che poi vai a coltivare? Cioè se io li uso come pacciamatura perché non mi fanno crescere niente, sì. Poi non mi inibiscono anche sì, infatti bisogna fare attenzione perché in quel caso la pacciamatura si comporta come un concime, come un medicinale. Se ne usi troppa e la pianta non è acidofila, ne può risentire, certo. E infine la tua pacciamatura con aghi di pino dovrà essere contenuta, inferiore. E tutto sta, mi rendo conto, trovare un equilibrio tra la quantità utile a contenere le erbacce e la quantità utile a permettere la crescita delle piante, a non inibire la crescita. Grazie. Naturalmente è sempre un caso specifico. Se mi dici che pianta coltivi, magari posso provare a dirti, ma... Cioè, pensandola come pacciamatura perché non mi fa crescere niente, però poi dico c'è cioè, sostanze allelopatiche che non fa crescere nell'orto, per esempio, se io pomodori okay. Comunque pomodori, in associazione con pinocchi, altre sì. Quindi comunque un orto sì. Con altre anziché 10 cm mettere in uno strato inferiore di 3-4 cm, solo uno strato più sottile, 5 cm mi funziona, sì. Comunque dovrebbe funzionare, sì, è sempre sì. Una questione di dosi. Questi prodotti sembrano così tutti naturali, tutti biologici, tutti belli, però loro hanno una funzione di dose come i medicinali di cui parlavo all'inizio, cioè la quantità di prodotto che vai a mettere può comportarsi da inibitore o da stimolatore. È come per esempio il letame. Il letame è un composto organico fantastico, buono per tanti versi, ma su certe piante è un veleno. Addirittura per piante utili, per esempio, un banalissimo esempio, il letame per alcune ortive va bene, ne stimola la crescita, però per altre ortive non ne permette la produzione di fiori. Se si usa sotto le melanzane diventano alte così, però non fanno fiori. Sui pomodori invece va meglio, però non bisogna esagerare, se no può portare altri problemi. Quindi lo stesso letame per una pianta ortiva, pomodoro e melanzane sono solo anace, sono parenti, sono cugine. Per le patate va benissimo, però sembra che sia maturo e uno stallarico consumato, non troppo fresco. Per le patate va benissimo, mantiene il terreno soffice, quindi permette l'ingrossamento, l'assorbimento dell'acqua, conserva l'umidità, oltre che esprime tutti i suoi componenti nutritivi alle patate. Ma patate, pomodori e melanzane sono cugine, sono solanacee, beh, alle melanzane non va bene, meglio non metterne, perché altrimenti inibisce la fioritura. Ed è solo un semplice letame. E la pacciamatura può fare lo stesso effetto. Quindi va vista caso per caso quale pianta può essere utilizzata. Magari si può scogitare un sistema di riflessione che è questo. Si fa la pacciamatura la prima volta, il primo intervento. Hai un terreno, fai la pacciamatura con aghi di pino, controlli le infestanti, in modo che le infestanti non crescano e non liberano semi. Quindi ti cominci a pulire il tuo terreno. L'anno dopo, che le infestanti non saranno tanto eccessive, basterà pochissimo strato, un piccolo strato di aghi di pino, giusto per contenere qualche infestante che è sfuggita, e potrai mettere le piante che invece non hanno bisogno di aghi di pino perché magari gli creano problemi. Quindi queste sostanze vanno usate come sistema di controllo, con cautela, a seconda dell'obiettivo che vuoi raggiungere. Però è importante tenerle in considerazione. Sicuramente è molto meglio tenere in considerazione queste sostanze piuttosto che ricorrere a altri sistemi di cui abbiamo già parlato.
Dietro c'era qualche altro? Sì, io volevo ricollegare all'esperienza dei tralci di kiwi a Fukuoka. Fukuoka diceva di lasciare quello che togli comunque sul posto. Sul posto, quindi sì. Un'agricoltura a chilometro zero. Sì. E questo, avendolo sperimentato, è molto bello perché fai molto meno fatica. Sì. Infatti con questa persona con cui mi trovavo a parlare e risolvere il problema, che è un amico, la fatica era il costo del trasporto di queste fascine, perché andavano messe nella macchina, non le puoi mettere se sono lunghe, il portabagagli è piccolo, quelle sono lunghissime, poi il fastidio di caricarle, scaricarle, è complicato ed è fastidioso. È stata una bella soluzione. Ma anche sul campo, ad esempio, se io faccio una piccola potatura sotto un olivo, l'idea mia sarebbe: ok, per fare ordine prendo tutta sta legna, cammino un quarto d'ora con la legna sulla spalla e la porto là. No, l'idea è proprio di sminuzzarle, di lasciarla lì. Sì. Infatti, mi piace. Sì, ci sono degli attrezzi meccanici che fanno questo lavoro nei vigneti, e anche questa non è una novità per chi fa agricoltura di un certo livello. Si chiamano trancia sarmenti. Sono degli attrezzi che si mettono dietro un trattore e, passando negli interfilari, macinano tutte le sarmenti che erano state lasciate a terra per la potatura. Vengono macinate sempre per il problema di non ostacolare il passaggio durante poi la raccolta e le altre fasi di coltivazione, e soprattutto per mettere la veloce decomposizione. E la cosa molto bella è che i primi anni questi attrezzi tranciavano e interravano. Adesso hanno visto che è meglio invece tranciare e lasciare sopra. Guarda caso, tendono tutti a andare per la direzione di Fukuoka senza che neanche magari lo conoscono, come è capitato anche a me all'inizio. Senza conoscerlo si andava in quella direzione, perché si è visto che costa di meno come lavoro, perché la macchina, se non va in profondità a smuovere il terreno, fa meno fatica, va più veloce, e più veloce passa, minore sarà il consumo di gasolio e di tempo. Perché con le macchine c'è sempre un solito costo, gasolio e tempo dell'operatore che ci deve stare sopra, sia se sei tu il proprietario, sia se metti un operaio. Comunque è un costo. E la macchina passa velocemente, sminuzza, lascia in superficie, l'effetto è lo stesso, perché la materia organica che viene lasciata sul posto, la pianta la può riassorbire. La pianta di vite che vive molti anni, non è necessario che il tralcio sminuzzato quest'anno deve assorbire quest'anno, lo assorbirà l'anno prossimo. Era quello dell'anno precedente che assorbirà quest'anno. È un ciclo continuo di materiali che si rinnovano, come le foglie nel bosco che cadono, vanno a terra e diventano humus. Ma diventano humus per gli stessi alberi dopo qualche anno, non nell'anno stesso. Nell'anno stesso c'erano quelli degli anni precedenti, perché il ciclo è cominciato da quando la pianta è nata. E il nostro orto, la nostra agricoltura, piccolo o grande che sia, dovrebbe nascere, ci auguriamo, in questo senso, con dei cicli legati a delle funzioni, insomma, più naturali, più vicine a quelle che sono le regole della natura. In questo modo noi risparmiamo, ed è un vantaggio, è stato dimostrato che è un vantaggio, perché alla fine poi vogliamo comunque, abbiamo bisogno di prodotti agricoli, non possiamo da un giorno all'altro fare la fotosintesi. Scusa, ma allora, se ci sono le malattie, lì, esatto, ottima domanda, c'è da fare una cosa. La malattia viene vista già di solito con i primi sintomi sulla pianta. Allora, se c'è la malattia, si deve intervenire. Nel caso in cui abbiamo poche piante, la pianta che è malata, che ha dei rami malati, possono essere presi e portati via, bruciati, specialmente se la malattia è infettiva. E quelli sono i soliti casi di intervento come quello del medicinale. Cioè, si va ad agire solo su quella pianta, solo su quel problema. Non è che dobbiamo bruciare tutto il frutteto. Era quello malato, si bruciano i rami malati. Poi la pianta stessa può essere trattata, sia con sostanze di origine organica, o in alcuni casi gravissimi, o in alcuni casi soprattutto gravi, di grandi estensioni, con sostanze di sintesi. All'inizio la sostanza di sintesi può essere utilizzata. Se hai un frutteto, un aranceto, un vigneto, un uliveto grande, il primo anno è normale poter utilizzare questi prodotti. È sempre il passaggio, il cambiamento, che deve essere graduale. Perché? Perché non si può fare un cambiamento repentino dall'anno all'altro. Non puoi passare dall'agricoltura industriale a quella naturale in 24 ore e neanche in 12 mesi. Ci vuole un certo tempo, perché le piante sono state abituate a quel sistema. E se si erano stressate, se erano malate, erano abituate ad essere curate. Per cui se tu hai una pianta di un frutteto che si ammala, non puoi neanche dire: adesso riprenditi da sola. Non ha la forza e non ha la capacità.
perché è potata, perché è modificata nelle sue forme, perché avrà un'illuminazione della ciome in un certo modo, perché è una pianta debole, poi anche perché spesso sono piante da frutta già delicate di per sé, come dicevo all'inizio anche con gli ortaggi. Quindi vanno aiutate, perché quelle piante noi le abbiamo prodotte, non sono piante selvatiche. Tutt'altra cosa invece se sono... Allora, se hai un frutteto industriale all'inizio continuerai con i tuoi prodotti, però continuerai con i tuoi prodotti diminuendo le dosi e facendo interventi mirati, solo sul filare, non tutto il frutteto, ti costerà di meno. Dose minore, non per forza mezzo litro o 100 quintali, 100 litri d'acqua, diminuendo la dose, con interventi mirati si riducono i costi. E soprattutto poi vedremo anche nelle prossime lezioni, se ci sarà possibilità per chi può seguire, vedremo che avrai anche un aumento non solo poi di resistenza delle piante, perché non le vai a stressare, non le vai a gonfiare, ma avrai un aumento anche della qualità dei prodotti. Ci sarà poi una lezione più avanti, verso credo dopo domani, sulla qualità dei prodotti, che non è cosa da poco. Anticipo solamente perché purtroppo mi rendo conto che chi fa agricoltura industriale deve soltanto avere quintali, 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 perché il mercato viene e paga a quintali. Poi puoi produrre anche peperoni di plastica, purché siano pesanti, siano belli e siano grandi. Scusami, sì. Il microfono. Giusto per far sentire. No, sono pure raffreddata. Ciao ragazzi. Allora, praticamente ho comprato l'anno scorso, io faccio tutt'altro, quindi faccio il manager, ma però ho detto che devo riuscire in questa cosa. Ho comprato l'anno scorso un ettaro di terra, meraviglioso, un giardino lasciato da un anziano che c'è di tutto, frutteto, le mele antiche, bellissimo. C'è il vigneto, c'è la terra alta, abbandonato perché il figlio l'aveva lasciato così per 10 anni, almeno, quindi ottimo. Erba, ottimo. Vabbè, c'è un bello stato di ma una terra alta così. Ora, chiaramente io ho seguito il mio vicino che mi ha detto, fai una cosa, invece di buttare concime, ara, e quindi invece ho arato, quindi già ho sbagliato. Potevi tagliare l'erba. Sì, vabbè, ok, ma non è... Non però è, una volta un si può arare. Ok, quindi non devo arare più. Perfetto. Può succedere che nei terreni, come in questo caso specifico, le radici erano venute tutte in superficie, in quello strato di terreno che si era formato, e quindi con l'aratura adesso sono state danneggiate. Non ti devi meravigliare, non ti dovrai preoccupare né spaventare se qualche pianta ti seccherà nei prossimi anni. Potrebbe succedere in eventualità, perché le piante erano in equilibrio con la non aratura, e con l'aratura potrebbero prendere qualche infezione. E l'infezione alle radici infatti, non la puoi andare. Ciliegi, i ciliegi si sono ammalati. Adesso che faccio? Ok. Allora, i ciliegi sono piante abbastanza grandi, vecchie, anziane. Guarda, saranno alte 4 metri, 3 metri, scusami. Grosse di diametro. Così. Sono piante insomma, che avevano almeno più di 15 anni, 20 anni. Sì, dai 10 Ok. Anni. Allora, se i ciliegi si sono ammalati, nello stesso punto in cui c'è il ciliegio, non mettere un altro ciliegio prima di tutto. In quello stesso punto lì, né un ciliegio né una pianta di sua parentela vicino. Però si sono ammalate solo le foglie ancora, non sono morte. Ah, vabbè, ma sì, ok. No, se la pianta... Sono tanti ciliegi, quindi okay. Adesso devo cercare di recuperare. Bisognerebbe vedere se io stavo tentando di trovarti una soluzione, comunque bisognerebbe vedere che malattia è. Perché se una malattia magari delle foglie può essere anche dovuta all'umidità, verrà superata da sola appena che farà caldo. Non faccio niente. Ok. Se è una malattia infettiva invece è un fungo che è passato attraverso i tagli delle radici, non si può intervenire facilmente, è molto costoso, conviene lasciar morire la pianta, però prima che muoia piantarne altre e non nello stesso punto, se hai dello spazio a sufficienza. Una strategia è quella di non mettere le piante della stessa specie nello stesso punto in cui è seccata la pianta precedente, perché c'è ancora un'infezione in atto e potrebbe attaccare anche la giovane pianta. Quindi il tuo giardino, il tuo orto, che sarà meraviglioso, deve essere visto nell'ottica di un qualche cosa, di un vivente che deve essere continuamente rinnovato. Un albero, anche di ciliegio, che dura tanti anni, non è da considerare come una struttura che vive per sempre, e se muore non puoi più farne niente. Bisogna piantare sempre quelle nuove,
rinnovare, specialmente questo se hai delle varietà che ti piacciono particolarmente. Per esempio hai un albero qualsiasi di frutta che ti fa dei frutti belli grossi, vengono bene nel tuo terreno, lo devi conservare attraverso la moltiplicazione. E la moltiplicazione migliore che si consiglia, e non sono solo io a dirlo, è quello di piantare un selvatico della stessa specie, poi innestare un rametto di quella specie lì, facendo attenzione che l'innesto, il rametto che prendi sia sano e non sia di una pianta malata. Tutto qua. Con questa operazione tu rinnovi per altri 30 anni, per altri 50 anni la stessa varietà. Quindi in questo caso dovrei mettere mandorli per fare il ciliegio, no? Si mette no, il ciliegio diretto. No, in quel caso no. No, in quel caso il migliore portinnesto, io ti consiglio sempre il mirabolano, ciliegio di Santa Lucia, il nigro, quello che chiamano nigro, qua ceglie. E quello lì va bene, però purché non sia nello stesso punto, va spostato di qualche metro di qua e di là. E invece nel punto in cui dove c'era il ciliegio si può mettere una pianta che non sia una drupacea, cioè non abbia... Le drupacee sono le piante che quando vengono a fare delle incisioni sul fusto delle malattie mettono una gobba, quella specie di colla. Quindi pesco, albicocco, susino, mandorlo, ciliegio, sono tutte drupacee. Se si è ammalato un ciliegio non conviene mettere né pesco, né susino, né mandorlo, né albicocco, né prugne. Sono tutti parenti. Converrebbe mettere, per esempio, una pianta che non c'entra proprio niente con tutto il resto, un nespolo, o un cachi, o un melo. Qualcosa che sia proprio completamente diverso. Stessa cosa se c'era un melo, mettere una pianta che non sia della stessa famiglia. Fai una cosa, se domani vieni al corso, possiamo tentare di fare una cosa che anche per gli altri, che per chi ne ha bisogno. Se avete un problema di piante, così come in questo caso, che vedi delle foglie, portami un rametto lungo così, più o meno con queste foglie malate. Magari da un'osservazione macroscopica posso dirti cosa si tratta. Poi se non riusciamo a risolvere, magari posso venire a vedere tutta la pianta, ma se il problema è localizzato lì, se sono funghi o altre cose o carenze, qualche primo approccio si può fare in questo modo, portandomi a vedere un rametto finché c'è il corso, anche per gli altri. Così fa parte del nostro corso, quello di confrontarci, vedere e cercare di risolvere. Anch'io volevo chiederti una cosa a proposito di malattie. Io sì. Ho degli alberi d'ulivo, hanno una ventina d'anni. Sì. Ho chiamato più contadini possibile della zona, ognuno con la sua teoria. Sì. E ho notato che la parte del legno dell'albero, per cui i tronchi, sì, si stanno innerendo, sembra quasi carbone, si sta staccando. La parte interna o esterna? Nella parte esterna dell'albero, è diventato nero, sembra, sì, carbone, sì, sembra carbone. Tutti mi stanno consigliando di prendere La chioma come sta? La chioma non è proprio bellissima, l'abbiamo potata 3 anni fa. E... ha ricacciato bene o stenta? Stenta un attimino, stenta sì. Un attimino. Sotto hai fatto arature? Abbiamo fatto, noi facciamo una aratura all'anno, perché papà è fissato la mattina in pulito, no? Questo... Tutti i papà. Per cui... andrebbero d'accordo, erano tutta la Puglia e la Basilicata. Cioè, stanno diventando neri e alcune zone si sta staccando proprio. Ma non è che potrebbe essere fuligine? E da dove? Cioè no, la fuligine è causata da cocciniglie. Perché potrebbe essere qualche cosa legato a dei parassiti che magari succhiano, a volte succede che succhiano la linfa sulla pianta, tu non vedi i parassiti ma vedi questa fuligine che ricopre i fusti, fa diventare tutti neri perché la linfa si ossida, si sporca a contatto con l'ossigeno. Infatti notate che anche durante la raccolta degli ulivi ho visto intorno agli alberi questa cosa, sembra la fuligine, sì. Perché c'è una fuligine dovuta a cocciniglie, parassiti, insetti, microscopici, molto spesso molto piccoli. Anche tu, se hai la possibilità, portami uno di questi rami tutti anneriti. Prendine uno sopra, in alto nella chioma fin dove puoi arrivare, e uno più in basso. Sì, perché ho visto che sopra non è attaccato, è proprio...
principale. Ah, e le parti in opera potrebbero essere. Perché se in cocciniglia, come penso, ti dicevo di prendere in due punti, proprio perché c'è questa differenza. Si vede perché la pianta, la parte della pianta che sta più esposta al sole, gli insetti se la passano male, sono troppo, troppo colpiti, quindi non ci vanno ad attaccare, attaccano la parte di sotto, c'è ombreggiatura dove stanno più potenti. Potrebbe essere fuligine. Vabbè, ti porto un pezzo di legno allora. Sì, un basso pezzettino e dei rami con le foglie, queste che sono annerite. Vabbè. Possiamo provare, senz'altro. Mi fa molto piacere se troviamo una soluzione. Se c'erano altre domande, se no, va bene, riparto. Allora, dicevamo, a proposito della concimazione organica, sì, che anche le sostanze organiche vanno usate con cautela, vanno usate con parsimonia, con attenzione, e vanno usate in quantitativi diversi a seconda del periodo e del campo, del terreno in cui si va a intervenire. È complicato perché il vantaggio, il risultato di tutto questo discorso sta proprio nel trovare un equilibrio tra le quantità da usare e i momenti da utilizzare, e non c'è la regola universale, perché se ci fosse la regola universale sarebbe stata già brevettata. Non lo dico come battuta, sembra una battuta, ma non lo voglio dire come battuta, perché purtroppo se ci fosse una regola universale sarebbe stata scritta su dei libri, fatti dei testi, sarebbero stati già stampati dei parametri, delle griglie, come si fa con i concimi e con tutte le altre sostanze. Ecco perché questa agricoltura sembra che è una cosa che non dia risultati immediati, perché i risultati si vedono piano piano nel tempo, e perché a volte non sono sempre belli chiari e netti come si vorrebbe, però ci sono. Allora, i risultati ci sono, perché l'agricoltura naturale non è un'invenzione, non è una filosofia orientale e non è un'idea campata in aria, dato che l'agricoltura naturale è stata ed è tutta l'agricoltura fatta da tutte quelle persone che non hanno mai usato la chimica. Semplicemente in Italia si faceva agricoltura naturale fino a prima degli anni 40. Quella era agricoltura naturale. E fino agli anni 40 l'Italia, dai tempi subito dopo la preistoria, tutto l'impero romano, tutte le civiltà che ci sono passate sopra e sotto, sono tutte cresciute, hanno tutte queste civiltà vissuto con un'agricoltura naturale. Cioè abbiamo una storia agricola di 6.000 anni che è stata sempre agricoltura naturale. Sembra strano, a me viene da sorridere, perché oggi parliamo di una cosa nuova ma antichissima. Quella che è stata fatta prima della chimica era tutta agricoltura. I popoli che oggi non hanno accesso, non hanno possibilità alla chimica, fanno ancora agricoltura naturale e ci vivono. Certo, c'è da discutere, magari dicono non fanno centinaia di quintali per ettaro, però vivono, e vivono anche in modo dignitoso, soprattutto sano. L'agricoltura naturale, quindi dicevo, esiste, non è un'invenzione, e la storia ce ne dà ampia dimostrazione. Si è scombinata un po' la situazione con l'intervento della chimica, perché la chimica ha portato tanti progressi, ma l'abuso, quello che io voglio dire, non è essere contro la chimica e contro l'agricoltura naturale, è l'abuso della chimica che in alcuni casi, in molti casi, non è stata mai valutata con attenzione. Perché tanto, o si mettono 100 millilitri a quintale, o 150 millilitri di prodotto a quintale, non lo viene a misurare, non lo vedrà nessuno. E io conosco i contadini come operano. A volte fanno col bicchiere. Lì ci sono prodotti che vanno tirati con la siringa, perché sono concentratissimi. Anche il semplicissimo insetticida per i pomodori, ci sono quegli insetticidi che si vendono nei supermercati, che sono insetticidi venduti nei supermercati perché dicono che non siano tanto tossici. Io non mi fido, non li uso, per un fatto mio di principio, perché uso altri sistemi di cui poi vi parlerò. Ma comunque chi vuole fare presto, ha le sue 10 piante di pomodoro, compra questo insetticida al supermercato e ce lo mette. C'è scritto di usarlo in millilitri. Il millilitro è un'unità di misura talmente piccola che lo puoi vedere solo con una siringa, associandola al centilitro. Millilitri, centilitri, sono misure molto piccole. Io vi assicuro che fanno ad occhio, con il bicchiere, mezzo bicchiere, quarto di bicchiere, come se fosse mezzo bicchiere di vino.
o di succo di frutta. E purtroppo cosa succede? Succede che l'industria già il prodotto te lo vende concentrato, quindi la dose consigliata è già più che sufficiente. Se ne metti di meno fa effetto lo stesso, perché è concentratissimo e il prodotto che viene venduto non viene mai venduto in dosi blande che non faccia effetto, viene venduto sempre in dosi già abbastanza concentrate. La dose consigliata è quella che fa effetto, ma anche se viene la fine del mondo, quella fa effetto lo stesso, perché è stata testata, è stata garantita, è un prodotto, tu paghi dei soldi, devi avere il risultato. Si ragiona così, quindi l'effetto c'è, se ne metti di meno l'effetto lo fa lo stesso. Dicevo, ma se ne metti di più cosa succede? Si usa metterne di più, dice, ma lo faccio un po' più forte perché così sono sicuro. L'industria è già sicura, è già strasicura perché l'ha fatto già forte. Ne metto un po' di più, ne metto mezzo litro, mezzo bicchiere in più, tanto in un litro, non, qualche litro non fa niente, in qualche centinaia di litri di acqua, figuriamoci cosa possa fare. Beh, quella sostanza apparentemente non crea nessun problema, apparentemente l'effetto sarà buono, però io vi garantisco che l'effetto era buono anche se usavi le dosi consigliate. Di per contro c'è che quella sostanza rimane in natura. Non è vino, non è succo di frutta, non è acqua che viene passata da un organismo all'altro senza tanti problemi. Sono molecole, anche che si decompongono, anche dicono loro biodegradabili. Ma con questa parola, attenzione, viene nascosto un processo molto complicato. Si dice biodegradabile perché da una molecola si forma un'altra cosa, si è degradata con la natura, quindi è biodegradata. Ma quella sostanza che si è fermata non è che è una cosa buona, quello è un veleno. A volte è peggiore di quello iniziale e rimane, si biodegrada ancora e rimane. È un po' per fare, e non si vedono queste sostanze. Io mi rendo conto che è complicato spiegarle ed è complicato anche assimilarle. Però vi faccio un esempio molto banale che lo spiego a volte quando mi trovo nelle scuole con i bambini. A me piace molto questo esempio con la plastica. La plastica dicono che non è biodegradabile o che lo sia più o meno biodegradabile, ma cosa succede? Hai un sacchetto di plastica, hai un pezzo di plastica, rimane nel terreno, poi si degrada, si spezzetta, si frammenta, rimangono tanti pezzetti piccoli, ma è sempre plastica e li puoi fare piccoli all'infinito, ma è sempre plastica. L'unica differenza è che la plastica è inerte, non crea nessun problema, è brutta da vedere perché dove c'è della plastica si associa subito a inquinamento. Però la plastica è inerte, non crea problemi. Ha delle sostanze che emana, però sono limitate rispetto invece a quello che può succedere con queste molecole di questi prodotti che sono assorbibili dalle piante già così come sono. Non sono solidi, la plastica è qualcosa di solido che la pianta non lo assorbe. È come una roccia, non la può assorbire. Ma neanche, scusa, quando si è rivolta in bordo della plastica non viene assorbita dalla pianta? No, no, anche se... No, perché dovrebbe essere trasformata la molecola e ridotta sotto forma di ioni. La pianta assorbe gli ioni, che sono gli elementi fondamentali che formano le rocce. Ma lo ione ferro non è ferro. Bravo, se ci volevo arrivare. E lì invece, ecco, il meccanismo della plastica che è letale, se la trasformi completamente bruciandola con la combustione, allora produce dei gas tossici che possono essere facilmente poi passati nel ciclo delle piante con l'acqua, o le ceneri, che essendo ceneri sono già molto vicine alle sostanze che stanno nel terreno. Ma anche se tu la macini col frullatore più sminuzzato, più piccolo, più preciso che ci sia, rimane sempre una molecola di plastica, perché la molecola non la macini, la molecola di plastica rimane sempre plastica. La puoi trasformare e purtroppo la si trasforma pure troppo velocemente, troppo facilmente con la combustione. Molto spesso si pensa di fare pulizia in un campo raccogliendo ramaglie, rifiuti, erbacce e plastica e facendo un bel falò. È la cosa più terribile che esista, perché la plastica libera diossina. La diossina, uno dei tanti veleni che libera la plastica, ti ricade al suolo, entra in circolo con la respirazione per chi sta vicino là a guardare il fuoco, e poi qualsiasi cosa coltiverai rischierai, è un rischio e non è una sciocchezza, basta sentire i telegiornali con quello che combinano in Campania là con le mozzarelle e i rifiuti. Quello è l'emblema, ok? Là ne hanno fatto tanta che è arrivata in un circolo grande che è quello della produzione di mozzarella e quindi la pubblicità negativa per tutti quei poveracci, ma lì ne hanno fatto tanta. Ma nel nostro orto bastano pochi sacchetti di plastica, bastano anche 2-3 plateau di polistirolo, quelle delle piantine, che per
pigrizia, non andiamo a buttare nel cassonetto, ma li bruciamo insieme alle parti di risulta delle potature, beh, quelle di ossina che lasciamo nel nostro terreno per le nostre piante. Non ce le misura nessuno perché noi non vendiamo magari quei piccoli prodotti, o se li vendiamo entrano in circuito in cui non ci sono controlli, perché i controlli non riescono a coprire tutto, eh? I controlli che esistono in Italia sono sempre inferiori alla quantità di prodotti che vanno in giro. Poi i controlli lo sappiamo, no? sono a campione, sono su alcune sostanze. Tu magari hai bruciato diossine e quelli hanno controllato la trazina. La trazina non c'era, ma la diossina è passata, e così via. Dimmi domanda. Sì, io vorrei fare una domanda a proposito di plastica, perché ci sono delle plastiche che emettono gli ftalati, sì, il PVC per esempio. Noi usiamo comunemente delle tovaglie in plastica in casa che sono micidiali, che emanano queste sostanze. Sono sostanze volatili. Esatto, ma vengono utilizzate molto anche in agricoltura, tipo le serre o anche questi teli che si mettono sulle piante, anche quelli emanano? Allora, lì cioè, come al solito c'è l'industria che decide il prodotto che fa e la qualità e il prezzo che spende. Ce ne sono alcuni di qualità superiore, dicono che non dovrebbero emettere ftalati, perché li stanno esposti al calore per molti anni, per molto tempo. Quindi se un prodotto ha un certo prezzo ed è stato lavorato in modo serio, non emette. Ma c'è sempre il solito problema dell'economia e dei furbacchioni, perché magari un prodotto può essere lavorato in modo superficiale, proposto sul mercato come un'offerta a un prezzo inferiore, e quindi tutti chi ne ha bisogno è tentato di comprarlo perché magari è un prezzo interessante, visto che se ne usano grandi quantità, ma il risultato poi può essere diverso. Anche in quel caso ci possono essere, io credo che ci siano sicuramente prodotti di qualità e prodotti di bassa qualità che vengono distribuiti nell'ambiente senza nessun controllo, perché al momento, per quanto ne so, non conosco nessuno che si prende la briga di misurare i ftalati dai tendoni o dalle pacciamature delle fragole e quelle altre cose lì, perché più che altro si controlla la quantità di sostanza contenuta nel prodotto finale, quindi nella frutta quando va al mercato, e gli ftalati passano molto facilmente sotto i nostri occhi. Ma poi sono riutilizzabili, ad esempio, questi teli che vengono utilizzati a terra? Quei teli per legge non possono essere bruciati, già hanno fatto un grande passo avanti, perché prima invece venivano bruciati ai bordi dei campi. Non possono essere bruciati, devono essere portati in degli appositi punti di accumulo, e vengono trinciati, vengono sminuzzati per farne altri materiali plastici, come a volte anche fibre per pacciamature sintetiche, quelle che usano sulle scarpate stradali per esempio. Quando costruiscono le nuove strade mettono delle pacciamature in film misto, plastica naturale o solo plastica o solo naturale, oppure addirittura per farne altri prodotti sempre di origine plastica. Comunque sì, possono essere riciclati. Uno degli usi, per esempio, che a me piace molto, quello di riciclare la plastica, è quello per farci i vasi neri per le piante, i contenitori per le piante, quelli neri. Quindi si può riutilizzare, perché è una molecola riutilizzabile. Non la riesci più a raccogliere, a riutilizzare e a tenere imbrigliata se la trasformi passandola in sotto forma di gas, quindi fumo e diossina. Viene sparpagliata, non c'è nessun macchinario al giorno d'oggi che può catturare queste sostanze, e neanche non c'è nessun macchinario che possa purificarle. Perché spesso mi capita di parlare di inquinamento e si dice sempre l'acqua la possiamo pulire in un certo qual modo dagli inquinanti. Il terreno già diventa complicato pulirlo dagli inquinanti, di solito lo si preferisce coprire, e lì è proprio veramente come dire metterci una pietra sopra, non si risolve niente, ci metti solo una pietra sopra. Ma l'aria no, l'aria non si può pulire, non ci sono stabilimenti, non ci sono fabbriche né che fanno la fotosintesi e né tantomeno che prendono queste sostanze e le purificano trasformando in qualche altra cosa. Non ne abbiamo ancora i mezzi, ci dobbiamo solo preoccupare di non produrne troppo di questa sostanza. Almeno cominciare a preoccuparsi può essere qualche cosa. Ma questi ftalati vengono emessi a contatto con la luce oppure naturalmente? Dipende sempre dal prodotto come è fatto. Alcuni prodotti lo emettono appena escono dalla produzione, perché questi prodotti hanno delle molecole instabili che una volta che appena prodotti, queste molecole cominciano col contatto con l'aria, cominciano a perdere sostanze e si volatilizzano nell'aria. Tipo perché, La statina? Sì, la statina è una molecola che si trova
viene messa nei pannelli isolanti poliuretano estruso. Mi sfugge in questo momento, non la conosco. Comunque. No, tra l'altro no, statina sì. Statina. Questa non... viene messa naturalmente quella. Questa non la conosco. Invece questa... La statina non la conosco, me ne dispiace, ma quello che Stalati, conosco bene sì. È l'azione dell'ossigeno. L'ossigeno, proprio l'ossigeno atmosferico, è un forte degradante che attacca e decompone moltissime sostanze. Tra l'altro noi stessi l'ossigeno è quello che dice che si lega a certe molecole con i radicali liberi, l'acci, fa invecchiare e quant'altro, fa invecchiare le cellule. È un decompositore, l'ossigeno stesso, perché ha una struttura chimica che gli mancano degli elettroni, quindi gli elettroni cercano di rubarli a tutti gli altri. Bene, se trova sostanze che gli elettroni glieli cedono facilmente, l'ossigeno li ruba tutti. Infatti l'ossigeno fa ossidare i metalli e fa ossidare un sacco di roba. Sì, scusami, ma quindi i tubi per irrigare, no? Quelli sì. Forati, di che materiale sono? Mi viene il sospetto adesso se siano PVC o meno. No, non è PVC. No. E sono molecole che si assomigliano, sì, ecco. Ma sono molto diverse. Non le conosco tutte, però so che sono diverse. No, il PVC adesso è vietato. Li usano solo in alcuni casi nell'industria per fare discarichi. Sì, ecco, infatti, tubazioni che poi vanno messe sottoterra, sì. Che non sono a contatto diretto con l'ossigeno. Ma PVC sì. È vietato. Purtroppo questi materiali, ragazzi, il problema è che questi materiali sono nati talmente velocemente che non hanno avuto il tempo di essere testati. Per la fretta subito di metterli sul mercato, perché nel momento in cui queste molecole erano state prodotte si erano ottenuti dei materiali fantastici. La plastica in generale è un materiale fantastico per le applicazioni che ha, però non si è visto nel tempo poi il risultato che porta è lo smaltimento dell'ambiente e tutto il resto. Non si è avuto il tempo. Si comincia adesso ad avere i primi risultati di quelli che erano i materiali usciti in commercio già da qualche anno. Ecco perché bisogna sempre guardare un po' con attenzione tutto ciò che non rientra nei cicli dei nostri famosi decompositori. Perché se non ci sono batteri sulla faccia della terra che sono capaci di mangiarselo, significa che sto prodotto è veramente indigesto, è veramente strano. E allora diventa un problema perché poi si accumula e poi emana sostanze pericolose e noi ci giriamo intorno tutti i giorni a questi prodotti. Io l'unica precauzione che uso quando uso la plastica nelle tubazioni idrauliche oppure impianti di irrigazione sì. È quello di non farli stare a contatto col sole perché la plastica teme il sole sì. Non esistono sì. Plastiche sì. Sì. Perché la reazione combinata del calore con l'ossigeno lo degrada sì. 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 Quindi le adombro in qualsiasi modo certo. L'unica cosa che si può fare sicuramente è un ottimo sistema dove è possibile intervenire in questo modo è consigliabile perché fare attenzione a proteggersi non è una cosa sbagliata, proteggere se stessi, il proprio ambiente, è una cosa che dovrebbe essere quasi istintivo e naturale, perché quell'ambiente è dove ci vivi tutti i giorni, e quindi tutti i giorni ti respirerai quelle sostanze se ne tieni lì in quantità. E proteggersi è naturale. Io capisco, è complicato perché rientra sempre in questo meccanismo che producono più sostanze nuove di quanto noi riusciamo ancora a pensare di come proteggerci. Però è importante avere l'idea di riflettere su questo, senz'altro, è già un buon inizio. Sì, a proposito sempre di sostanza, concimazione organica, sostanza organica. Organica era quella parola che avevamo detto all'inizio del corso oggi, quando dicevo che era qualcosa che viene dalla vita, e adesso aggiungo, e ritorna alla vita. L'inorganico invece non viene dalla vita, ci può passare, ma... A volte, insomma, crea dei problemi se questo inorganico non è assimilabile. Non è... I cicli delle sostanze in natura si chiamano cicli perché sono dei continui meccanismi di forma circolare. Per esempio, è un ciclo molto semplice, quello per i bambini, è il ciclo dell'acqua. La nuvola, l'acqua cade sulla terra, passa dentro i viventi, passa nei fiumi, passa nei mari, passa dappertutto, però poi ritorna un'altra volta a nuvola e cade sulla terra. È sempre acqua. E la cosa meravigliosa è che l'acqua sulla Terra è sempre nella stessa quantità, come pure tutte le altre sostanze che adesso vi accennerò, sono sempre nella stessa quantità. Cioè, quanta acqua c'era 6.000 anni fa sulla Terra, tanto ce n'è adesso.
La differenza è che 6.000 anni fa forse ce n'era di più sotto forma di ghiaccio e adesso ce n'è di più sotto forma di vapore acqueo o nei mari, liquida, ma è sempre la stessa quantità. Ed entra in questo ciclo che si ricicla continuamente. La cosa meravigliosa, che l'ho dedotta non da nessuna scuola, l'ho dedotta soltanto pensando, osservando, che anche le rocce, la quantità di rocce, la quantità di montagne presente sulla Terra è sempre la stessa quantità. Quante se ne consumano, tante ne nascono. Come si consumano? Con gli agenti di erosione. E dove vanno a finire? Nel mantello, nella crosta terrestre, si fondono. Diventano magma. Quante ne nascono? Quelle che vengono spinte dalla tettonica in alto e diventano nuove montagne. Quando se ne fondono, tante ne crescono. Ed è sempre la stessa quantità, perché pure loro sono in equilibrio. Le rocce, pensate, le montagne, delle cose enormi, nella geologia questa cosa è risaputa, io ci sono arrivato per strade diverse, perché non sono un geologo, ho solo una piccolissima conoscenza di geologia, però ci sono arrivato perché ho associato che le montagne e la quantità di rocce, la quantità di montagne è in equilibrio con la quantità di acqua distribuita sulla Terra, a proposito di superfici come i mari e gli oceani, e sono in equilibrio. Addirittura le montagne sono in equilibrio con la distribuzione sulla superficie terrestre in un modo molto simile all'equilibratura che si fa sui cerchi delle gomme delle auto. Non so se avete avuto a che fare con l'equilibratura delle auto, delle gomme delle auto. Si mettono dei piombini sul cerchio, perché il cerchio quando gira, la ruota, lo pneumatico che gira, non deve vibrare, ma deve stare fermo, altrimenti trema lo sterzo. E si mettono dei piombini. A seconda dove c'è più o maggiore, di solito dove c'è minore peso, si mettono dei piombini in modo che il cerchione di metallo deve avere lo stesso peso in tutti i punti. E girando sta fermo, non vibra. Bene, la Terra funziona in un modo molto simile. Questo sembra una delle solite cose che dico a scuola per i bambini, per fargli capire come funziona la Terra. Però le montagne sulla Terra, sul globo terrestre, sono distribuite in modo tale che se da una parte ci sono i continenti, quindi le montagne, dalla parte opposta c'è l'acqua, per controbilanciare quel peso. L'esempio più facile è quello, polo nord, polo sud. Al polo sud c'è un continente, l'Antartide, roccia coperta di ghiaccio, pur bella pesante. Al polo nord c'è un grosso mare, un oceano coperto di ghiaccio, ma non ci sono montagne. È così la stessa cosa. Quelle cose che si vedono nei fumetti, che se si fa un buco nella terra da una parte si esce in Cina, è sbagliato. Se noi facciamo un buco qua sotto, usciamo dall'altra parte che c'è il Pacifico e c'è l'acqua. E così dall'America, se fanno un buco, escono da qualche altra parte che c'è l'acqua, ma non c'è la terra. È un equilibrio anche nelle rocce, anche nelle rotazioni. Così alle nostre piccole cose di tutti i giorni, come nelle sostanze organiche. C'è un equilibrio per il fosforo, un ciclo di quantità di fosforo che gira tra le piante, tra i viventi, tra le rocce, del magnesio, del calcio, del potassio, dell'azoto, dello zolfo. Sono tutti in quantità precise. Cosa succede con le nostre attività? Con le nostre attività questi cicli vengono un po' rovinati, come se l'equilibratura delle nostre ruote venisse un po' squilibrata e comincia a tremare lo sterzo. Perché si aggiungono sostanze in natura che non entrano in nessun ciclo. Alcune fanno fatica ad essere smaltite, per esempio l'anidride carbonica, la CO2, è un gas, è velenosissimo, per noi è mortale, per le piante è quasi indispensabile, perché loro la trasformano in ossigeno, acqua e zuccheri, quindi per loro sono cose proprio, ci si divertono, dicono, più hanno CO2 più funzionano bene, ma non gli basta solo quella, però comunque la CO2 che per noi è un veleno, per le piante non è nessun problema, diventa acqua, zuccheri intendo legno, cellulosa o anche frutta e quant'altro, e zucchero e acqua e ossigeno. Tutte e tre cose per noi importantissime, da un veleno, insieme ad altre sostanze. Lo fanno e lo possono fare solo le piante, in equilibrio. E finché gli diamo l'anidride carbonica, aumenta la temperatura, ma comunque le piante provvedono. Ma se gli diamo, per esempio, se immettiamo in atmosfera, mi riferisco a quelle sostanze delle piogge acide, biossido di zolfo, è difficile farlo entrare nella fotosintesi, perché il biossido di zolfo nella fotosintesi proprio non ci va bene. Ci sono alcune piante che lo zolfo lo riescono a smaltire un po' meglio, però è una sostanza prodotta in eccesso naturalmente dai vulcani, ma i vulcani che sono sulla Terra sono in equilibrio con le foreste che c'erano e che ci sono ancora più o meno, quindi più o meno si smaltisce un vulcano qua, un vulcano là, qualche foresta di qua e di là e tutti stanno tranquilli. Se ne produciamo un po' di più non abbiamo chi se la prende.
come il biossido di zolfo, così il biossido di azoto e tutte le altre sostanze, fino ad arrivare a quello che abbiamo parlato prima, la plastica, sono tutte sostanze che vengono prodotte e non entrano in nessun ciclo, perché non ci sono batteri, non ci sono piante, non ci sono microrganismi che li possono assimilare, trasformare e farne qualcosa di utile. Addirittura alcune di queste molecole, se vengono trasformate, dicevo prima, scusatemi, non voglio essere ripetitivo, ma sono cose molto importanti, alcune molecole, se vengono trasformate, diventano più velenose di come erano prima. Non voglio gridare, abbasso la chimica, però vorrei gridare, facciamo attenzione a cosa ci circondiamo. Nella nostra agricoltura naturale, quella con cui eravamo partiti all'inizio, si parla di utilizzare all'inizio, con quantità moderate, di sostanze organiche. Le sostanze organiche sono quelle che ben conosciamo e vengono tutte dal mondo vegetale o animale, più o meno. Certamente non possiamo pensare di fare agricoltura naturale riciclando carcasse di grossi animali, perché per ovvi problemi e ovvi motivi non sarebbero tanto facilmente degradabili, ma possiamo pensare invece di degradare grandi quantità di sostanze organiche vegetali. Lì a proposito avevo messo quella foto, ecco, in basso a destra, quel grosso cumulo di foglie. Sembra un volume enorme, ma se ci pensiamo bene, quelle foglie in 2-3 anni non saranno, forse saranno nemmeno un terzo di tutto quel volume, in soli 2 anni. Perché le foglie secche, essendo arricciate, occupano molta superficie, ma una volta che si bagnano e si cominciano a schiacciare con il loro stesso peso e vengono attaccate dai compostitori, diventano un volume piccolissimo. Lo sa bene chi ha a che fare con le compostiere, che le riempi sempre di materiale e poi si sempre svuotano, e si stanno sempre a svuotarsi, e non si riempiono mai queste compostiere. Specialmente se sono attive, che ci sono lombrichi da sotto che si infilano, il materiale non riesce mai a accumularlo. Io almeno non riesco mai ad accumularlo, mai una volta che la svuoto piena sta compostiera. Sotto c'è un po' di compost e sopra è sempre vuota. Perché il materiale vegetale di per sé ha un volume molto grande e poi viene degradato velocemente, e una volta che viene degradato diventa come frazione molto piccola quella di sostanza utile. Il materiale vegetale è importantissimo, perché secondo me è il principale materiale da tenere in considerazione e da utilizzare per tutte le forme di agricoltura. L'agricoltura io l'associo un po' a quello che può essere la funzione di un bosco. Crescono gli alberi con il sottobosco, con tante piante, poi cade tutto al suolo e viene tutto riciclato. Ma in quel bosco vivono tantissimi animali, tantissimi uccelli. Gli animali, gli uccelli, non è che si mangiano tutto il bosco. Non c'è mai stato un caso nell'ambiente in cui gli animali hanno distrutto il loro stesso ambiente. Sembra strano, ma noi tutto sommato siamo comunque uno di quegli elementi che sta lì nel bosco, però in certo qual modo ne stiamo prendendo di più di quanto il bosco riesce a dare. Bosco inteso come ambiente naturale, campo, orto, quello che sia. Io parlo a volte con questi termini per rendere migliore l'idea, però mi piace esprimermi in termini che siano comprensibili piuttosto che fare un discorso complesso e lasciare poca traccia. Quindi il nostro bosco, il nostro terreno, campo che sia, vediamolo come vogliamo, è un ambiente in cui ci dà tanto, possiamo prendere tanto, ma va ritornato a questo ambiente una quantità che dovrebbe essere almeno pari a quello che prendiamo. E anche in questo caso non ci sono bilance che vanno a misurare, prendo un chilo di ciliegie e ti ridò un chilo di foglie secche. Non funziona così. Però andrebbe molto bene lasciare i rami delle potature e sminuzzarle, tutti i discorsi che facevamo prima, infezioni e malattie a parte. Tutto quello che la natura produce è importante, importantissimo, perché non si perde niente. Io mi diverto sempre a dire ai ragazzi, perché mi trovo spesso a fare lezioni, supplenze o corsi nelle scuole, e dico ai ragazzi: cosa può servire un filo d'erba? Un filo d'erba, piccolo, così, quanto un ago, a che può servire? E beh, loro si cominciano a domandare, pensano, è divertente, perché dicono: ah, si serve a un bruco che se lo mangia. Ecco, anche un filo d'erba serve a bruco. Poi il bruco a chi serve? Serve a qualche uccello che mangerà il bruco, e così via la catena alimentare. Ecco, il filo d'erba verde tutto a posto. Poi dico, scusate, se il filo d'erba non è verde, è secco, a chi serve? Qualcuno dice alle pecore, ma un filo d'erba non può servire a una pecora, è troppo poco.
un ruminante, un animale ha bisogno di una balla di fieno, dei fili d'erba, uno solo, io dico che può servire. E i ragazzi cominciano a pensare e dicono: ma un filo è secco, non serve a nessuno, qualcuno dice, qualcun altro dice no, se lo mangiano i batteri, perché sanno già, hanno sentito parlare di questi animaletti qua. È vero anche quello, ma prima dei batteri, se un filo d'erba è secco, può essere utilizzato in un modo molto simbolico dagli uccelli per fare il nido o per costruire qualche tana o per fare qualche altra cosa. Quindi anche un filo d'erba secco oppure anche marcio dai batteri non viene perso. È incredibile per pensare che anche un filo d'erba non è sprecato. E io molte volte mi fermo ancora oggi a dire, quando vedo qualche pianta, qualche animale, dico guarda questo qua a chissà a quanta altra gente serve e noi non lo sappiamo. Però servono a tutti. Poi le concentrazioni è un altro problema, perché se noi abbiamo un solo albero e ti arrivano 100 bruchi là sopra e diventa un bel inghippo. Però non è neanche quello un problema molto grave. Finché lavoriamo con superfici piccole e medie, l'intervento manuale è fattibile. Su grandi superfici, l'intervento manuale è fattibile, aggiungo, ma è costoso, non è impossibile. Io ogni anno piantiamo circa 8 varietà di cavoli per l'orto invernale e di queste 8 varietà mettiamo 10, 20, 30 piante, secondo quelle che ci piacciono, quindi più o meno 240 piante di cavolo circa, che è un bel pezzo di terra, 200 piante di cavolo. Beh, 200 piante di cavolo da solo, con un lavoro esagerato, ma proprio esagerato, di 3-4 ore in una stagione, riesco a controllare la cavolaia. La cavolaia è una farfalla che depone le uova sotto le foglie del cavolo verso settembre, quando fa caldo, e in modo che i bruchi possono svilupparsi velocemente. I cavoli li piantiamo a fine agosto-settembre. Quando sono belli piccoli, teneri e ingenui, arriva la cavolaia e ci depone i bruchi, le uova. Questi diventano bruchi in pochi giorni e da una nidiata possono distruggere 4-5 piante. Una sola nidiata. Le nidiate non vengono mai da sole, quindi l'anno scorso c'è stata un'infestazione, ce ne avrò tolte forse centinaia di bruchi, ma li ho tolti con le mani da 250 piante. Non c'erano su 250 piante. Cosa ho fatto? Ho visto la prima nidiata che si era schiusa perché si erano mangiati il cavolo, la prima pianta. Allora, questo meccanismo è quello che vi può essere di input per come si ragiona. Vedi che c'è un problema, non compro un diserbante e tratto tutto il campo, cioè insetticida, e tratto tutto. No, vado a intervenire in modo oculato dove c'era il parassita, lì dove c'era il bruco. Ho raccolto quei bruchi e li ho portati a 100 metri di distanza in una siepe, buttati in una siepe. Arrangiatevi voi, mangiatevi un'altra cosa, ma per favore lasciatemi stare cavolo. E mio padre diceva che tornavano, ma non sono tornati. No, non sono tornati. No. Sì, poteva succedere, attraverso farfalle poteva succedere, ma poi non ce la fanno a fare la crisalide, la trasformazione, perché siamo a settembre. Quindi loro si impupano, formano la crisalide e svernano sotto forma di crisalide e poi usciranno come farfalla l'anno prossimo. Non ce la fanno perché siamo a fine estate. E si ragiona in questi termini. Dici, vabbè, non ce la fanno a tornare come farfalla, io li butto là. E mi sono sporcato le mani perché appena li catturi emettono degli escrementi verdastri, puzzolenti, che servono per difendersi. Andavano messi in un barattolo, ma fare prima li ho messi in mano. E allora li ho buttati là e ho visto che c'erano nidiate successive, perché catturando quelli grandi, che erano già 6-7 centimetri, c'erano quelli piccoli di 2-3 centimetri, in piante successive. E gli animali, per quanto sono intelligenti, sono anche prevedibili in un certo modo, perché la deposizione, se in questo primo filare c'era la seconda pianta con i bruchi, le uova non stavano nel terzo, quarta, quinta piantina, stavano nella seconda filo più avanti, perché loro depongono distanziati in modo che poi i bruchi abbiano da mangiare tutto intorno. Per noi è più complicato, però io sapevo che nelle piante successive non avete trovato delle uova, ma le avete trovate più avanti. E con un po' di pazienza, guardando sotto le foglie, ho scoperto che deponevano solo su alcune varietà di cavoli, sulle verze, e non vanno sul cavolo rosso, quei cavoli rossi compatti, non vanno sul cavolo fiore, non lo gradiscono, non so perché, ma gli piacciono i broccoli calabresi e le verze, quelli li gradiscono di più. E quindi su quelle piante là facevo più attenzione a cercare le uova. Le uova, stacchi la foglia, e pezzettino della foglia tra l'altro, e si buttano anche quelle un po' più là, si raccolgono i bruchi,
per 250 piante ci sono riusciti, con un lavoro esagerato, forse al massimo verso 4 ore in tutto il periodo settembre-ottobre, due mesi, quella stagione che c'era il problema lì, poi è venuto il freddo, è finito tutto. Controllo, è possibile, è fattibile, ma devi vedere se hai del tempo. In quel momento avevo del tempo, se non avessi avuto tempo avrei dovuto mandare qualcun altro al mio posto a fare quel lavoro, se volevo risolvere con quel metodo. Però comunque ci si può riuscire. Il bello è che si può riuscire, non è una cosa difficile. Con una piantagione grande ci sarebbe bisogno di una squadra di operai, però c'è anche la lotta biologica, ne parleremo più avanti, ci sono anche altre soluzioni. L'agricoltura ha seguito delle strade che erano comode e veloci, comode e veloci, e all'inizio anche economiche. Adesso, dopo 30-40 anni di queste conduzioni, ci rendiamo conto che queste strade sono ancora comode, sono abbastanza veloci, ma non sono economiche. E soprattutto non sono salutari i problemi che stanno venendo fuori. Questo è uno dei noccioli del nostro corso, delle nostre questioni. Riciclando materiale del genere non abbiamo di che preoccuparci. Ah, avevamo parlato con alcuni di voi, con piacere, a proposito del favino da sfalcio. Questa è una tecnica che si usava sempre nei nostri vigneti fino a qualche decennio fa, quando i vigneti non erano industrie, ma erano vigneti e basta. Si seminavano delle fave e poi queste favine venivano sfalciate. Di solito veniva fatto favino da sovescio, cioè veniva interrato. Ma è stato visto e dimostrato che non è necessario interrare e arare il terreno per seppellire le piante sotto e le radici sopra. L'azoto nelle fave, l'azoto che le fave hanno assimilato e hanno infilato nel terreno, lo lasciano nelle loro radici ed è disponibile per le radici dell'uva senza andare a scompilare e distruggere, strampalare tutto l'ecosistema del terreno. È disponibile, anche se rimane. Quindi le favine può essere sfalciato e poi portato via se vuoi pulire, se tra virgolette pulire, se lo vuoi utilizzare come animale, come foraggio per animali da pascolo. Però può essere anche lasciato lì per fare pacciamatura. Tanto anche quello è materiale che si decompone velocemente, specialmente se viene sfalciato quando sta finendo la fioritura, che è al massimo dell'assimilazione dell'azoto, però è in un periodo in cui tiene anche il massimo contenuto di acqua e quindi la pianta si degrada velocemente perché è molto ricca d'acqua, si asciuga e si decompone, non è più secca. La foto al centro del sfalcio dell'Elba è qualcosa di simbolico che non invito a fare perché sia una cosa bella, dato che è faticoso, ma è una cosa su cui riflettere, perché quel sistema lì era il sistema di cui parlavo prima, cioè la conduzione dell'agricoltura per 6.000 anni a mano, e sono cresciute tantissime civiltà. Avevano anche loro i loro problemi, ma anche noi abbiamo i nostri. Non è che la nostra civiltà moderna, con tutte quelle che abbiamo risolto i problemi della salute e di alimentazione, ce l'abbiamo tali e quali, in proporzione. Siamo cresciuti di numero, siamo cresciuti di cultura, siamo cresciuti di tecnologie, ma in proporzione abbiamo sempre gli stessi problemi. Stesso quantitativo di guerre, stesso quantitativo di malattie e stesso quantitativo di malnutrizione o carenze di alimentazione per alcuni popoli. E quella faccia ce la consigli? La consiglio come allenamento fisico per chi vuole fare dei buoni addominali, sicuramente è utile. Quasi come il nuoto. C'è spugliatore, però andrebbe poi compensato il quantitativo di gas che scarica il decespugliatore con qualche piantare con un po' di alberi in più. Una parola. Sì, perché poi lì non è semplice. Quello è un sistema, però, per esempio, per una donna, per chi non ha abbastanza forza, per chi non ha tempo, non può arrivare a farlo. Ma chi vuole fare pratiche è anche divertendo, non è una cosa aberrante. Non è che uno, se si mette a sfalciare l'erba con quell'attrezzo lì, diventa un contadino dell'Ottocento. Hai sempre il cellulare in tasca. Sì. Ah sì, perché ci sono diversi modelli a seconda delle zone in cui si operava, di montagna. No. Problema di quello meccanico del gespugliatore col cordino, sì. Perché mi sono accorto che rilascia il cordino. Il cordino ancora riesce a prenderlo finché ti rimangono i pezzi grossi. Però quello lì, quel cordino, comunque rimane plastica tal quale, che non inquina di per sé così com'è, se non passa il fuoco.
Quella è sempre plastica, che la puoi sviluzzare, come mi chiedeva lei prima, puoi farla in mille pezzettini, ma è sempre plastica, non entra in nessun ciclo. È un materiale quasi inerte, quasi. Invece quello che non lo è, se purtroppo poi passerà il fuoco. Giulio, la pancia può essere pericolosa? Sì, sì, non è un attrezzo. No, a parte la terra, poi anche basta solo un dito già fa male cane, perché essendo che ha tagliato piante, è pieno di linfa di piante, molto sporca, quindi brucia, è pieno di batteri e di sostanze aggressive. Ma sì, è pericoloso, è pericoloso. È pericoloso tal quale come un decespugliatore usato senza protezione? Perché quello ti puoi proteggere dal decespugliatore. La falce, ci vogliono indumenti pesanti alle gambe, e poi per i falcetti piccoli ve ne usate degli attrezzi che si mettevano sulle dita, fatti con le canne. E si chiamano cannoli, cannelli, una cosa del genere. E si mettevano sulle dita e dopo sembrava che avevi gli artigli come le streghe, però erano molto simpatici. Sì. Microfono. Segli passate il microfono, per favore. Sì. Abbiamo parlato di fave piantate nella sì. vite. È vero che tra gli ulivi è meglio non piantare i pomodori, che hanno un fungo che attaccano gli ulivi? Pomodoro che abbia un fungo che attacca gli ulivi, non ne so assolutamente nulla, me ne dispiace, ma mi sembra un po' dubbia la cosa, perché il pomodoro è una solanacea, l'ulivo è un oleaceo, sono due famiglie diverse. Mi pare strano che il fungo passi dall'uno all'altro, perché il pomodoro è originario dell'America, del Centro America, e l'ulivo è un piante ambiente mediterraneo. Quindi a me mi hanno sconsigliato di piantare i pomodori negli ulivi. Questo fungo mi giunge come novità. Un fungo che passa da due specie diverse in questo modo mi sembra un po' una novità. Però c'è di sicuro una cosa. Se si fa agricoltura intensiva con molte piante per unità di superficie, qualche problema viene fuori. Ma non è tanto legato al fungo, perché in ambiente naturale funghi, parassiti, batteri ce ne sono tantissimi. E quando tu fai la concentrazione di questa roba, perché se fai tantissimi pomodori per molti anni nello stesso posto, qualche problema uscirà di sicuro. Un problema potrebbe essere il fungo, ma se tu hai un uliveto e ci vai a mettere i pomodori solo per un anno e poi aspetti 4 anni prima di metterli un'altra volta, io sono sicuro che i funghi non ne vengono, a meno che non c'erano nel vicino, a meno che non hai usato piante contaminate o cose di questo tipo. Ma partendo da condizioni ideali pulite non ce ne sono, perché noi abbiamo gli ulivi, è la prima volta che lo sento, insomma. Per cui negli ulivi si può piantare di tutto. Sotto gli ulivi? Sì. Sotto gli ulivi? Sotto gli ulivi? Sotto gli ulivi, vicino agli ulivi, insomma. Allora, sotto la chioma dell'ulivo non è consigliabile piantare niente, perché l'ulivo ha un apparato radicale superficiale, con la rattura glielo hai danneggiato, e poi utilizzando dei composti organici per aiutare le piante erbacee, non sono composti che possono essere utilizzati subito dall'ulivo, ma soprattutto l'ombreggiatura. L'ombreggiatura della chioma dell'ulivo, che è un sempreverde, a terra ti crea problemi per la crescita, specialmente di pomodori, solanacee. Negli interfilari invece sì, se gli ulivi sono larghi, negli interfilari puoi mettere di tutto. Piante erbacee, intendo, che non vanno in competizione. Ma per il favino da sfalcio nella vite, pure io ho visto nel Salento lo mettono negli ulivi. Sì. Però ci passi con la motozappa per seminarlo. E questa era, sì, per seminare? Eh sì, perché questa è la vecchia pratica, di interrare i semi con un attrezzo. Ma se tu riesci a trovare un equilibrio, il favino, mi è capitato poche volte, perché l'abbiamo fatto per caso, il favino nasce e germina soltanto con il contatto con la superficie del terreno, non va interrato. Quindi dici, sì, butta, sì, magari sì, coperto leggermente. Allora, ti posso dire che noi abbiamo fatto questo. Il primo anno abbiamo messo favino sotto un frutteto misto, e il favino non è stato raccolto tutto per mancanza di necessità. Quindi ne abbiamo raccolto una parte, l'altra parte è rimasta lì, e si sono aperti i bacelli e sono caduti a terra. Appena è arrivata la prima pioggia, sono nati. E sono nati con forza e più vigore rispetto alle piante selvatiche. Tanto che nella seconda stagione c'era un'altra volta un favino, un tappeto di favino sotto. Sì, c'è anche di fatto che tutto il seme che è rimasto è andato tutto a piantine, quindi non ho preso sementi per farne provviste, è stata una cosa casuale, però ha funzionato.
Quindi la risposta per... Se lo spalci, tu lo spalci prima che va a frutto, ah, sì, no? Se lo spalci non gli dai la possibilità, no? Poi non, cioè non... tu lo spalci quando c'è il, sì, il fiore, lì in quel caso non lo fai andare a frutto. No, in quel caso lo spalci soltanto per utilizzare la componente come di... sì, come concime, come sostanza azotata nel terreno. Però dico, fatto così, poi se io l'anno dopo lo voglio rifare, devo ripassare con la motozappa. Potresti seminare di nuovo. Ah, quindi funziona seminato in superficie. Sì, 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 sì. Se non ci saranno invasioni di uccelli che si vanno a raccogliere i semi. E poi nasce, perché il favino ha un seme molto piccolo e anche le fave grandi comunque nascono solo per contatto sul terreno, non vanno interrate. Okay. Addirittura con la motozappa. Con le motozappe, quelle che vanno in profondità non nasceranno. Ok. Perché io non ho esperienza di questo, però ho visto che quando io sono di Napoli, quando si fa la fava, si fa il solco, sì, e poi si mette la fava nel solco e poi lo chiudiamo. Sì, quella è la fava però da raccogliere il bacello. E si chiude il solco, perché lì in quella zona. Il solco con la zappa. In quella zona poi... il terreno è vulcanico, molto leggero, per cui va coperto, se no si asciuga troppo velocemente. Invece nei terreni argillosi come qua in Puglia, basta seminare in superficie e nascono. Perché conservano di più l'umidità. E quella è la struttura del terreno che ti fa fare questa differenza. È una cosa molto interessante. Quindi io se ho l'oliveto, il vigneto, lo posso provare. Sì, quindi lo puoi seminare. Sullo sfalcio con la pacciamatura lasciata a terra, da sopra ce lo butto. Da sopra ce lo butti. Butti la prima volta, lo dovresti buttare verso agosto, settembre. Napoli, zona di Napoli, agosto. Qui, Salento, agosto. Prima, devono, i semi a terra devono beccare le prime piogge, perché potrebbero essere quelle più abbondanti. Quindi beccano le prime piogge, comincia a gonfiarsi il seme e germina. Poi l'anno dopo, per continuare il ciclo, cosa andrebbe fatto? Andrebbe sfalciata la pianta dopo che ha liberato i semi. Quando è secca, la lasci andare. Così ti fai i semi per l'anno dopo. Solo che ci sono due problemi che vanno sempre valutati e vanno tarati questi problemi, vanno aggiustati, va aggiustato il tiro, insomma. I due problemi sono che se sfalci quando è secco è più faticoso il lavoro, perché la pianta è secca e dura, però nello sfalcio i semi schizzano dappertutto, quindi fai una buona disseminazione. C'è sempre un pro e un contro. E l'altro problema è che la quantità di semi che tu hai diffuso mediando le tue piante ogni anno sarà minore, sempre per il solito fatto delle competizioni con le piante erbacee, per cui per alcuni anni hai un grande quantitativo di favino, poi vedrai che il favino nel tempo diminuisce. Lo puoi fare, oppure sì, compri le sementi e le reintegri, oppure puoi fare quello che fa la natura, reintegrare con altre specie di piante, per esempio con la sulla, con la veccia, con altre leguminose. Non per forza devi fare sempre il favino per sempre. Sì. Quando, infatti, può essere utile, e questo nelle nostre pratiche si faceva spontaneamente, quando vedevano che il favino non era nato bello folto, si andava a seminare dopo qualche tempo, anche dopo un mese dopo, due mesi dopo, si andava a seminare la veccia. La veccia è una pianta arrampicante come i piselli, che cresce arrampicata al favino. Quindi questi favini sparpagliati qua e là, molto radi, servivano da sostegno alla veccia. E la veccia copriva tutto. Si semina dopo, gli si dà il tempo di arrampicarsi sul favino che è già nato, e comunque c'è sempre una pianta azotofissatore nel terreno che ti va avanti, ti copre tutto e non ti fa nascere altre piante. Ci sono dei sistemi nella nostra agricoltura naturale relitta, e la nostra agricoltura naturale che esiste, l'agricoltura è quasi relitta, in via di estinzione, ma i sistemi ci sono. Io ho avuto la possibilità di osservarne qualcuno, e siccome mi interessava ve li passo, ve li consiglio, ma nei vostri ambienti, ognuno negli ambienti in cui vive, sicuramente ne avrà tantissimi di altri esempi che ancora ha sentito dire o ha visto fare in qualche modo. Scusa, ma il favino non fa crescere le altre erbacce? Sì. Le tiene... Sì, perché diventa molto alto, sì, e se la popolazione è folta copre completamente il suolo e tutte le altre erbacce non nascono. Se non nascono, saltano il turno. Okay. Cioè, se non nascono a settembre, ottobre, novembre, quando il favino sta cominciando a coprire, restano indietro, non riescono a fare il loro turno perché il favino è molto veloce, e quindi saltando il turno tu ti trovi a primavera che quella generazione di piante selvatiche non l'hai avuta. Hai avuto quello che volevi. Sì, e questo va bene sia sotto gli ulivi che sotto dei mandorli, per esempio. Sì, è la pianta azotofissatrice che copre, va veloce,
è molto rustica, per cui si semina, non si deve coltivare tanto, innaffiare e quant'altro, e si semina, ecco quello che diceva sempre il nostro amico Angelo Passaracqua, si semina col periodo favorevole, con la crescita favorevole di queste piante, che è il ciclo autunno-invernale-primaverile. Quando molte altre piante sono a riposo, queste invece vegetano e vanno bene. Poi sotto i mandorli è ancora più avvantaggiato, perché il mandorlo, prendendo le foglie, illumina, il sole illumina fino sul suolo, e quindi la pianta può fare la fotosintesi anche proprio a ridosso delle piante di mandorlo. Sì. Molto più avvantaggiato che non nell'uliveto. Se l'uliveto è fatto da ulivi molto grandi, non è una situazione tanto tanto bella. Se sono ulivi medio-piccoli, piante... Sì, di alcuni decenni, molto grandi. È fattibile se sono andare, ma se sono quei bestioni di ulivi grandissimi, che sono come una foresta tropicale, là il favino, insomma, non sempre. Io, scusa, un'altra cosa riguardo il discorso di prima di piantare sotto gli ulivi. Io ho visto nella zona di Savelletri, dove ci sono degli ulivi mega, ho visto delle piantagioni di cavoli enormi, cioè dei cavoli pazzeschi. Sì. Com'è possibile? Allora, lì succede che se la piantagione è intensiva, cioè se vengono prodotte molte piante, se i campi erano grandi, non erano campi di medie dimensioni, significa che è stato fatto un intervento con le concimazioni sintetiche, chimiche. Quindi alla terra è stato tolto quello che aveva di suo, gli è stato messo e imposto quella coltivazione. Niente, insomma, anche se gli ulivi erano grandi in quel modo, con quella coltivazione, però gli ulivi erano distanti, non erano vicini, perché tra un ulivo e l'altro c'era un po' di sole che arrivava giù. Il sole, passando, descrivendo un arco, riesce a infilare dei raggi, e quindi si riescono a far crescere le piante. È un sistema un po' estremo per cercare di fare due raccolti nello stesso terreno, però costa molto in termini energetici, in termini ecologici. È fattibile, sì, con la chimica, ma in termini ecologici è molto forte, perché se lo si prova a fare in altri sistemi, con altri sistemi, vedrai che non possono diventare così grandi in così poco tempo. Anche perché là sotto sicuramente sostanza organica non ce n'era tanta. Sotto gli grandi uliveti che ci sono qua nel sud Italia, spesso sostanza organica non ce n'è proprio, quasi niente, perché l'ulivo di per sé, una cosa ecco che dovevo dire, l'ulivo di per sé, con le sue foglie, con il suo materiale che produce a terra, che lascia a terra, produce pochissimo humus, quasi niente. L'ulivo stesso non è capace di fare tanta sostanza organica come gli aghi di pino o le foglie di querce. Sotto l'ulivo la sostanza organica la riescono a fare bene tutte le piante erbacee che ci crescono selvatiche, spontanee durante l'inverno, quelle che in primavera sono alte così, che creano tanti problemi per noi. In realtà quelle stanno aiutando l'ulivo a dare sostanza organica. Scusa, allora per riassumere questo fatto delle fave, si possono buttare sul terreno a fine agosto, senza interrare. Sì, però con un terreno parzialmente pulito, sfalciato. Sfalciato. Non con, diciamo, con erbe alta. E neanche con erbe lasciate lì da precedente sfalcio. Se le sfalci adesso, ci puoi seminare a fine agosto. Va bene. Sì. Poi, a meno che non era erba proprio da fieno, che ce n'era proprio strati. Sì, e poi... prima, cioè all'inizio della fioritura, o se lo vuoi usare come concime pacciamatura, all'inizio della fioritura o alla fine della fioritura, tagli e sminuzzi. Se non piove a settembre, diciamo, abbiamo messo queste fave a fine agosto sul terreno e non piove fino a ottobre? Loro nasceranno quando piove, anche a ottobre. Ah, va bene. Va bene lo stesso. Sempre se non passano i roditori e tutti gli altri. Però loro, queste piante sono fatte apposta per rimanere secche sul suolo per moltissimo tempo. Alcune addirittura potrebbero nascere anche a gennaio. Hanno molti mesi di possibilità di germinazione. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Se non ci sono gelate, tranquillamente possono germogliare anche più in là, quando avranno l'acqua a sufficienza. Ma tutti i semi si possono piantare questo modo? No, dipende dalle specie. Stiamo parlando di favino, sempre piccoli. Se io c'ho un terreno con l'erba alta così. Adesso. Sì. Per cui non voglio arare. Sì. Prendo una falce, mi taglio l'erba, la faccio piccolissima. Sì. Poi ad ottobre, settembre, ottobre, novembre, quando uno comincia a piantare qualcosa, l'erba sarà ricresciuta. Infatti tu dovresti seminare a fine agosto o agosto, quando ancora, prima che l'erba cominci a crescere, perché il favino... No, non parlo del favino. Io mi chiedo una cosa,
ammettiamo che l'erba è piccolissima così. Sì. Se io non devo arare per farci poi i solchi, i famosi solchi, come devo fare? Devo fare un buco per ogni seme? Quando c'è l'erba piccola così sei già in ritardo, dovevi mettere prima che ci fosse l'erba piccola così, con dei buchi, sì. Faccio dei buchi nell'erbetta. Sì. Il trucco sta, quello che dice anche Foucault, che sta nel riuscire a capire i tempi di semina anticipando le piante selvatiche. Perché le nostre piante piccole, delicate e coccolate vanno aiutate anticipandole con i tempi. Come fa il favino che nasce da solo prima delle piante selvatiche, così tu con i piccoli semi fai delle buche e metti ste piantine. Poi man mano che crescono le piante, se non vuoi tirare, se non vuoi estirpare con le mani, basta che le piante intorno le schiacci, le ammacchi, le mantieni a bada, devono stare più basse della tua piantina. E questo finché la tua piantina non abbia la capacità, la forza di prevaricare su tutte le altre. E si può tentare. È un bel lavoro, sì, è un bel lavoro. Però all'inizio è sempre più complicato, verso qualche anno dopo diventerà più facile perché ottimizzerai i tempi, saprai quando intervenire, farai interventi. L'esperienza esatto, è esatto. Sì. Va bene. Allora, togliamo se possibile, allora se abbiamo ancora più avanti. Giulio, ti posso chiedere questa una qui cosa? Era Giulio. Il tema che avevo. Sì? Solo un'ultima cosa su questa cosa delle leguminose, sì, e dell'anticipo rispetto vicino alle infestanti. Sì. Di solito io quando pianto le leguminose le metto a bagno. Se sì, io metto a bagno il favino e lo pianto ad agosto e lui in qualche maniera comincia a germogliare, attenzione, lo ammazzo. Devi, no, guarda le previsioni. È altra cosa che ci viene utile dalla tecnologia, è guardare le previsioni. Se abbiamo delle previsioni che in quella settimana arriverà di sicuro una perturbazione che porta un po' d'acqua, qualche almeno 20-30 mm d'acqua, insomma deve avere un po' d'acqua, non deve essere una spruzzata che bagna la polvere, allora va bene, hai anticipato due volte perché hai beccato la perturbazione giusta, ma i semi sono ancora più... Sì, hai fatto bene, hai anticipato maggiormente il ciclo di quella pianta che stai aiutando. E va bene, però attenzione con le previsioni perché certamente se il seme non becca poi la quantità di acqua giusta potrebbe innescare un meccanismo di deperimento del seme stesso. A volte se il seme non... Se, a proposito del favino, se non si è gonfiato molto e non piove, a volte si riasciuga e poi nasce, con una piccola perdita di percentuale nei semi. Non ti nasceranno il 90%, ma nasceranno il 70%. Però va bene lo stesso. Ma se si era gonfiato troppo e il germoglio era già pronto, era addirittura già fuori dal tegumento, dall'involucro, lì poi il seme o va o muore. Sono dei prodotti di sintesi, con delle molecole estranee, esterne a tutti i cicli naturali. E questi prodotti di sintesi non sono stati testati e sperimentati a lungo, sono stati messi sul mercato perché comodi, veloci e soprattutto economici e redditizi per chi li produce, cioè costano poco produrli e danno tanti guadagni con la vendita. Questi prodotti purtroppo restano in natura come tale quale tutte le prodotti e le sostanze, i prodotti e le sostanze che dicevamo prima. Scusate, ne parleremo a fondo, c'è un'altra lezione sull'argomento nello specifico e spero di avere persone che mi dicono, io spero che qualcuno mi dimostri il contrario di quello che dico, però voglio che me lo dimostro con cose pratiche, veramente, voglio che qualcuno diserbi un frutteto e si mangia la frutta, vorrei proprio vedere, sfido a farlo. Allora, no, scusatemi. Le grandi aziende, mi riferisco all'area del Metapontino che conosco da vicino, tutto quello che producono non lo mangiano, mele, arance, fragole, mi riferisco, arance, fragole, verdure, tutto ciò che viene prodotto non viene consumato e ne fanno un appezzamento a parte non trattato per la famiglia. Io per questo, voglio essere provocatorio, perché so le aziende agricole cosa fanno. Tanto loro giocano sui tempi di carenza, dicono tanto, oggi ho messo il prodotto, e mi riferisco agli insetticidi, o anche diserbanti, oggi ho messo il prodotto, raccolgo tra una settimana, poi fino a che arriva sul mercato passa un'altra settimana e va liscia. No, non è che va liscia perché noi mangiamo piccoli quantitativi di tutta questa roba, però siamo bioaccumulatori.
accumuliamo queste sostanze. Perché l'insetto muore su un con un prodotto che è stato trattato? Non muore perché c'è un effetto diretto tra il veleno e il momento che è messo il veleno e il momento che va l'insetto. No, questi sono veleni sistemici, si chiamano. Entrano in circolo nella pianta tale quale come entrano in circolo le iniezioni quando uno fa le iniezioni di un antibiotico nelle vene. Entrano attraverso i tessuti verdi delle piante. Entrano in circolo nelle piante e ci restano. All'insetto tutto questo funziona su un gioco molto furbo, che l'insetto muore perché ne basta un millesimo di grammo, cioè ne basta una molecola e l'insetto muore. A noi ci vorrebbe un boccettino. In una vaschetta di frutta non ce n'è un boccettino, ce ne saranno qualche decina di migliaia di molecole, ma sono solo molecole. E infatti poi arriva il boccettino quando organismi sono più sensibili, quando persone sono intollerabili, perché poi ci sono tutte le vie intermedie. Cioè non è che se mangi quei prodotti ti vengono le malattie, no, ti può venire pure l'allergia, pure la celiachia, l'intolleranza al glutine e tante altre cose intermedie che passano sotto tante forme. Si comincia, ci sono degli studi scientifici su questo che dico, per questo voglio essere provocatorio, ma non voglio buttare, insomma... Non voglio lanciare parole campate in aria, ci sono degli studi scientifici e tutto questo lo vedremo nei prossimi giorni. Arance e fragole è la produzione principale di quell'area dove comunque si tratta, specialmente sulle fragole. E non avendo la buccia, non le puoi neanche sbucciare. Le lavi se ti vuoi cautelare, noi succede che qualche volta una vaschetta la compriamo. Prima che maturano le nostre, ma la laviamo col bicarbonato, ma il bicarbonato toglie la cuticola esterna, ma tutto quello che è interno non lo toglierà nessuno, ci rimane tal quale. Però una vaschetta all'anno, diciamo, speriamo che me la cavo. Giulio, io ho un problema, diversi problemi, ma uno è che ho dei vicini che usano molto erbicidi. Sì. Al corso sabato scorso mi sembra di aver capito che se voglio posso ostacolarli un attimo. Prima posso chiedergli se hanno la patente? Sì, è giusto, sì, ne parleremo. È loro obbligo farmi vedere? Sì, okay. Sì, sì. L'altra cosa che hanno detto sabato è che 200 metri dalla casa non si può diserbare. Usare i medicini. Sì, non si può diserbare vicino ai corsi d'acqua, i canali di... Ma io ho dei vicini completamente fuori legge a quel punto. Uno dietro di me, forse grazie al mio influenza, ha appena smesso di sì. usare i chimici. E ieri, ironicamente, io gliel'ho detto, per poco hai evitato una causa. Perché adesso ho capito che sei fuori legge. Sì, 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 l'altro che non ho confrontato ancora, lui è un testo duro, ma non lo so, se posso sfruttare questo legge allora, mi fa sì, piacere. Ne parleremo più nel dettaglio, ancora tra qualche giorno, però ti posso anticipare che tutto quello che hai detto è giusto e ci sono dei limiti. Ci sono dei limiti fisici e dei limiti in quantitativi e limiti anche all'acquisto e all'utilizzo di queste sostanze. Comunque è vero tutto questo, ci si può cautelare in qualche modo e i corsi, gli incontri di questo tipo, come questa agricoltura naturale di cui parliamo, serve proprio a questo, a metterci insieme, a confrontarci. Se per i vicini duri è comodo capire la legge. Sì, perché purtroppo adesso si innesca quel meccanismo dove siamo al limite della legalità. Sì. Perché se si va troppo vicino ai confini non si può, ma se lui si mette all'interno del suo territorio e ne mette una dose maggiore, non lo controlla nessuno e magari con la dose maggiore arriva fino sui bordi. Però l'effetto poi si vede, perché se i bordi sono stati bruciati, vicino alle case sono stata bruciata l'erba, lì poi c'è una prova. Basta un tecnico, un agronomo... Qui tutto è evidente, molto evidente. È evidente, sì. Per fortuna gli effetti di queste sostanze, per fortuna tra virgolette, perché non è una grande fortuna, sono gli effetti di queste sostanze sono evidenti. Quindi prima di aspettare un danno conseguenziale, cioè un danno che viene come conseguenza dall'aver assorbito queste sostanze per 10 anni, si vede già che prima che arrivi a 10 anni, se tutti i giorni, su tutti gli anni, tutte le stagioni, l'erba intorno a casa viene bruciata dalle solite persone, qualche provvedimento si può prendere. È giusto. Io non conosco bene, perché non sono un avvocato, non ne vorrei, conosco i termini di legge, però so che ci si può cautelare in questo modo, dando prima un avviso bonario, ed è giusto quello che hai fatto tu.
l'avviso bonario, sì, scusami, c'è la prima volta al vicino gli si dice guarda, non usare questa sostanza vicino casa perché non è ammesso per legge, glielo si dice in modo benevole, discutendo, non voglio scattare, certo, non voglio fare, nessuno vorrebbe, quindi in modo amichevole si dice guarda, questo prodotto mi dà fastidio, prima si chiedo la patente, solo che il problema della patente sfugge, sai perché? Perché loro lo possono far comprare da qualcuno che ha la patente. E a proposito di patenti, ci sarà un cambiamento tra quest'anno, tra il 2015, nel 2015 ci sarà un cambiamento in cui saranno molto più restrittive le vendite sui prodotti tossici, e li vedremo sempre nelle prossime elezioni, dove ci saranno degli obblighi per, soltanto per persone esperte potranno comprare certi prodotti. Sicuramente in Italia il paese dei furbi tutti quanti troveranno le scappatoie perché uno li compra e poi li passa là, ma ci sono delle restrizioni più severe e soprattutto cambieranno i simboli delle etichette di questi prodotti, cioè dei prodotti che fino a poco tempo fa non erano considerati tanto nocivi, adesso sono nocivi, altri prodotti sono spariti, altri spariranno, ne entreranno altri, è un mercato anche questo. Anche loro. No, i diserbanti non sono vietati dalla Comunità Europea, anzi ogni regione, ogni provincia ne fa uso a piacimento e scialacqua come vuole, a cominciare dall'ANAS e quello che mette sulle strade. Qui ci vuole una casa almeno. Ci vuole? Due terreni vicini, senza casa. Due terreni vicini puoi dire benissimo. Per esempio, c'è un'altra cosa, se un'azienda... un caso, no? Se un'azienda vuole fare coltivazione biologico, solo perché vuoi fare biologico, devi avere una fascia tutto intorno dove nessuno deve diserbare e devi avere uno spazio sufficiente. Azienda, ma privato? Quella è l'azienda. Se sei un privato, comunque scusa per rispondere a lui e poi faccio parlare. Comunque c'è il fatto che, ragazzi, queste sostanze possono essere anche dimostrate che tu hai un'intolleranza. Lui mette il diserbante e tu vai in crisi allergica, che ne so, qualche cosa ti può venire. Puzzano queste sostanze, le senti già con l'olfatto, perché non sono cose che passano all'acqua di Roma. Guarda, mi provoca delle allergie, io sto nel mio campo, se per favore ti puoi mantenere più là o vedi di limitarne l'uso, perché dice, a me vengono le allergie, vedi che anche a te ti faranno tanto bene. Allora, c'è una malattia. Come? Sì. Importante. Prendi il microfono. Ecco, allora, io ho questa sindrome che si chiama MCMCS, Multiple Chemical Sensitivity, che è una sensibilità chimica alle sostanze chimiche, che è una sensibilità multipla alle sostanze chimiche non ben identificate, cioè qualsiasi roba. E non è ancora riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. Perché però. Come? È rara, molto rara. Beh no, non è rara, secondo me è il contrario, perché è talmente diffusa che se dovessero riconoscerla succede un casino. Troppo. Succede un casino in pratica. No, succede un macello, perché c'è tantissima gente, perché poi i problemi che dà sono banali, sono tipo all'inizio, mal di testa, dolori allo stomaco, nausea, problemi all'intestino, cose che poi che ti fanno impazzire, ti fanno andare da un sacco di medici, fare un sacco di analisi, fare un sacco di cose, alla fine non arrivi mai a capo perché nessuno ti dice guarda che cosa c'hai. Okay. Sì. Ora sabato verrà un medico a Martina Franca, proprio perché ci sono tantissime persone in questa zona che hanno questo problema. Questo medico arriverà da Roma, è uno dell'ospedale Umberto I, per farci delle visite, abbiamo prenotato questa visita, tutti quanti noi, e quindi questa potrebbe essere una malattia. Capito il messaggio, darne ampia diffusione di questa notizia, perché c'è un problema, si sta affrontando il problema, ma questo problema non è venuto dal cielo, insomma, ma può essere causato da alcune sostanze che vengono disperse. E ci può essere tanta gente che magari vive vicino a zone dove c'è gente che diserba, che ha questi sintomi, che inizia a stare male in modo inspiegabile, e magari ha proprio questa malattia. Volevo dire questo perché è importante. Grazie mille di questa precisazione, di questa informazione, perché sono proprio i temi che ci stanno più a cuore. Gira rigirando, noi parliamo, sembra che vogliamo parlare di agricoltura naturale, ma quello a cui ci sta a cuore è la nostra salute, la nostra alimentazione. È lì.
nient'altro. Non ci vogliamo preoccupare né vogliamo cambiare il mondo, però la salute e l'alimentazione è una cosa di cui abbiamo bisogno tutti i giorni. La produzione, hobby. Perché volevo chiederti, sì, ma se questi continuano a diserbare, è possibile che le api non mi vengano più sugli alberi e non producono? Sì, 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 cioè, diserbando e ammazzano quest'anno, le api, quest'anno non c'è niente, sì, frutti, sì, proprio perché ho visto che l'ultimo contadino che non diserbava ha diserbato anche lui. Sì, allora, che le api siano sensibili ai diserbanti, a tutti i diserbanti, è vero. Infatti ho trovato un articolo sconcertante, ve lo anticipo specialmente per chi non potrà venire. Forse qualcuno l'avrà già visto, perché queste notizie vengono lanciate su internet a volte come delle bombe, però sono vere. C'è una grande azienda, la solita grande azienda multinazionale Monsanto. Cosa ha pensato di fare? L'ha pensato e l'ha fatto, quelli non perdono tempo, l'ha fatto, ha brevettato delle api resistenti ai diserbanti. Brevettato, c'è un numero di brevetto. Quindi adesso basta che io voglio fare del miele vicino al tuo campo e lo faccio. Poi non fa niente che poi le api saranno degli accumulatori pazzeschi di tutta la roba che prendono, perché già le api mettono dentro nel miele di tutto di più, e lo sappiamo, basta analizzare il miele che va in giro per l'Italia, cosa c'è dentro? C'è di tutto di più, mi riferisco agli insetticidi e a tutte le sostanze chimiche, perché le api accumulano in un modo incredibile, trasformano il polline, quindi ha voglia quando è roba di quella ce n'è. Figuriamoci se sono già loro resistenti, ne possono accumulare di più. Scusa, io volevo chiederti una cosa a proposito, sì, del fatto del vicino avvelena il terreno. È evidente che se io vado a parlare con lui e io non avveleno il terreno, avremo difficoltà a capirci. Sì. Quindi la domanda è: qual è l'autorità competente a cui io mi posso rivolgere in quel caso? Sì, c'è un servizio. L'autorità ci sono, però sfociamo nella solita burocrazia italiana che è come una palude. L'autorità competente sono i servizi fitosanitari delle regioni e delle province. Fitosanitario. Sì, fitosanitario. Lì si devono comunicare, si devono portare, si devono. Per esempio, se tu hai delle piante che hanno delle piante di pesco che hanno un virus che si chiama sciarca, deve essere comunicato all'ufficio sanitario regionale, perché è grave, non sia mai la sciarca colpisce tutti i peschi di quell'area, possono morire i peschi, come il cancro batterico dei kiwi o altre malattie, che poi ne vedremo alcune di queste qua. Ma se al servizio fitosanitario vai a dire di questo problema, non c'è una sensibilità da parte di questi enti a tutelarti, purtroppo. Però comunque ci si può far fronte a tutto questo con documentazione, innanzitutto con documentazione che riguarda la nostra salute, perché in Italia mo c'è una cosa, che quando si tratta di salute rovinata, danneggiata o messa in pericolo con un certificato medico, mi riferisco. Però, ci ricolleghiamo al, sì, fatto che non, se la signora, certo, con un certificato medico e con questa diagnosi riconosciuta alle sostanze chimiche e con tutto intorno dei campi che trattano sostanze chimiche, sicuramente avrà molto voce in capitolo, non può essere inascoltata. Assolutamente. Grazie. Purtroppo è la cosa brutta, che si deve arrivare sempre ai casi estremi. Sì, perché se siamo all'inizio in una situazione di pace, tutto si deve instaurare in un rapporto amichevole, dove si cerca di parlare col vicino, con le cautele dovute, dicendo: senti, ma lo sai, ste cose ai bambini fanno male, ma tu c'hai dei nipotini, lo sai che non ci puoi portare i nipotini nel tuo terreno quando passi con queste cose, per 20 giorni non ci possono neanche giocare. Se fosse una persona sensibile potrebbe cominciare a pensare in questo senso, se è ammesso che fosse sensibile, se è ammesso che c'ha dei nipotini. Se fosse sensibile probabilmente non... Però c'è una frazione di persone che, con cui si può dialogare, si può parlare, c'è una frazione di persone con cui si può parlare, ce n'è sicuramente un'altra frazione in cui non si può dialogare, e gli estremisti, anche in questo caso, gli estremisti del diserbante, non si potrà dialogare. E purtroppo è brutto, perché poi si deve arrivare agli estremi quando tu avrai un certificato medico e quando quello poi dopo dovrà smettere per forza. Bisogna stare con le antenne alzate e comunque non bisogna abbassare la guardia, perché questi prodotti bene non ne fanno. Le aziende che producono queste sostanze, loro si stanno organizzando cambiandole, però per il momento è una furbata, perché cambiano il prodotto, o addirittura, come faranno il 2015, cambieranno solo le etichette di molti prodotti.
E allora succederà un meccanismo perverso, perché tutti i prodotti accumulati con le vecchie etichette dovranno essere smaltiti e quindi li disperderanno all'acqua di rosa, faranno sconti, li venderanno più bassi e diranno che sono in offerta. Cominciano a fare offerte come i supermercati con la pasta, perché sono rimanenze di magazzino e devono togliersi davanti. Poi cambiano le etichette, ma non le molecole, anche se variano qualche cosa, rimane sempre lì, sono sempre molecole dello stesso tipo. Non esiste un diserbante ecologico fatto da una multinazionale. L'iserbante ecologico, ne parleremo sempre, lo accenno per chi non può seguire. L'unico iserbante ecologico che conosco e che ho trovato è fatto con sale e aceto e acqua, ma non è prodotto. Sì, puoi aggiungerci l'ortica, il peperoncino, insomma, a seconda di dove vuoi colpire, però non è prodotto su larga scala, anche perché posso dire una cosa, sì, a tutti il microfono. Sì. Posso dirla io. Il 15 c'è una lezione che è fatta esclusivamente su queste cose, sì. È un argomento che è stato tirato fuori anche con altri docenti, anche se non era l'argomento, come ci si difende, cosa si fa. Ci sono tanti argomenti da affrontare, Giulio ha preparato delle belle lezioni che sarebbe un peccato sprecarle, quindi se vogliamo parlare di questo argomento abbiate pazienza, perché c'è qualcosa anche di bello, qualcos'altro da ascoltare. Grazie. Grazie. Scusa un attimo, sì. Solo una domanda sul diserbo naturale, no? Sì. Io faccio il giardiniere, per sì. cui ho bisogno in certe situazioni, a me mi pagano per tenere pulito, poi sì. come lo sì. decido? Lo so. E io uso aceto, sale e acqua, funziona tranne su alcune cose. Sì. Io vengo pagata per fare il giardiniere in biologico, ah, però poi ora ho iniziato a chiedermi, ma vuoi vedere che questo sale si accumula nel terreno? E mi arriva sulla pianta a fianco e ora io lo sto usando e tra un anno mi secca la rosa. L'acido acetico no, lo so, però il sale è il mio. Il sale dubbio. Potrebbe accumularsi, sì, perché il cloruro di sodio. Dipende dalla concentrazione che tu usi e dalla quantità di pioggia che poi ci sarà nell'arco di quell'anno. Sì. In climi molto asciutti. Cioè, che fa il sale nel terreno? Il sale nel terreno crea pure quello problemi. All'aumento di salinità fa variare il pH, quindi le piante non riescono ad assorbire alcune sostanze, quelle che avevo fatto vedere prima, non so se c'eri. Sì, adesso, sì. Ok, quindi ti varia il pH e non permette di assorbire alcune sostanze. Allora, cosa bisogna fare? Fare una cosa che tra le righe era pure venuto fuori. Cioè, tu se la prima volta usi il diserbante, la seconda volta ti devi organizzare mettendo in quel posto qualche cosa che non faccia crescere le piante o altre specie che ombreggiano e ostacolano. Certo, sono casi molto particolari, perché se vuoi tenere, che so, una aiuola quello per me il problema sono i piazzalini di ghiaia, no? Allora prima dici no, non impermeabilizzare, quello vabbè, dice va bene, allora non metto leviamo tutto l'asfalto dal vialetto, leviamo il cemento e facciamo il vialetto che drena. Sì. Allora tu fai con la sabbia, questo dici, con sabbia, ghiaia, sì, tufina, okay, tutto, sì, quello. Poi inizia a uscire l'erba. Piro di serbo. Fai piro di serbo. No, lo bucano i teli. E alcune piante lo bucano. E il piro di serbo. Quando le piante sono appena nate, quel cannello che si può... Il cannello. Ci hanno provato qua in Salento. Come no? Cioè, ci sono delle erbe, tipo, per capirci, io sì? non so come dimmi, si chiamano, tipo cicorie. Queste tipo cicoriacce cicorie. Terribili. Sì. Non ce allora, la fai. Se sono superficie di giardini, e parliamo sì. di giardini... Sì, stiamo parlando di superfici piccole. Sì. È buono specificare le superfici di cui parliamo, perché sono casi molto specifici e molto mirati. Giardini, piccoli e grandi che siano, sono sempre giardini, quindi situazioni abbastanza limitate e controllate. La cicoria, una zappata. Tac, si deve tagliare la radice sotto. Te la mangi. Se terreno inquinato. Sì, te la mangi. Là va tolta la radice. Quindi per la cicoria va tolta la radice. E per le altre piante, invece, il piro di serbo può essere molto utile. Poi la cicoria... Comunque non è che te la trovi già a radice, deve pur nascere, e nei primi 1, 2, 3 anni non ha una radice molto grossa, quindi se intervieni col piro di serbo oggi e togli le radici di quelle vecchie, probabilmente cicorie l'anno prossimo non ne nasceranno tanto. Piro di serbo è diserbare con dei cannelli che emettono una fiamma di calore,
quindi le piante le vai scottando e scotti solo le piante e solo i posti che ti interessano. Però scottare la pianta non significa lasciare sostanze chimiche e non significa ammazzare tutto quello che sta intorno. Scotti solo lì l'aiuola, il pezzettino. Ci sono anche dei trattori, c'è la lezione, come ha anticipato Francesca, c'è una lezione dove ci sono dei trattori con degli attrezzi che passano su superfici enormi. Non, si può fare anche su larga scala, non è una cosa. Però, dicevamo, la porta del giardino, la cicoria, quel tratto lì, due sistemi, integrare. Lotta integrata si chiama. Si compra pecore, lanciapiano. Non toglie la radice, ci vorrebbe le cinghiali. Ma poi vengono altri problemi, lasciamo stare. Allora, sì, siamo alla fine. Ah, la cosa che mi diverte di questa immagine, ci sono due cose. Vabbè, a destra lo vedete, è emblematico, il solito trattore che sta spruzzando qualche cosa per fare subito, per non perdere tempo. A sinistra, quelle mele, mi diverte che ogni tanto ho preso delle foto che sono mie, non è presa da internet. Quelle mele là sono mele mie, senza niente. La produzione era del 2012, perché quell'albero là fa un anno sì o no, per altri problemi che non ho voluto risolvere. Cioè, l'albero un anno produce tanto e l'altro anno si riposa. Io ho messo molti alberi, molti significa due o tre di quella specie, in modo che alcuni fruttificano gli anni pari, agli anni dispari, così compenso. Quella lì era la frutticazione del 2012 e l'albero era uno di quelli che aveva un quintale e mezzo di mele ed erano tutte così belle, stupende. Io le ho messe poi su internet, abbiamo fatto un sito, che mia moglie è molto brava a queste cose, abbiamo fatto un sito su Facebook, sì, e che qualcuno conosce, e alcune persone mi hanno scritto e detto no, è impossibile che quelle mele siano biologiche. Ho detto guarda, quelle sono biologiche, puoi anche venire a vedere la pianta, però se guardi con attenzione, lì la foto non si vede perché è sul telo, quelle mele, ce ne sono due che in basso, qua sotto, hanno un buco, e qui nella parte dove c'è il contatto tra le due mele ci sono dei buchi, quel buco è la garanzia che non ci ho messo niente perché c'è andata l'insetto, la carpocaps, e le ha bucate, ce n'erano parecchie bucate, ma non era un problema perché non dovevo, per fortuna non dovevo correre al mercato, e quelle bucate ci abbiamo fatto le mousse di mele, le mousse di mele, le marmellate e quant'altro, le abbiamo trasformate, quelle non bucate si sono messe a conservare per l'inverno. La soddisfazione mia che volevo mostrare era questo, cioè quella foto è mia, l'albero è mio e vi garantisco, non ci ho messo niente, neanche l'acqua, ho messo solo l'albero in un posto in cui c'è del sole, il terreno è fertile, e, insomma è un terreno abbastanza buono per le mele, quindi sono venute pure belle grosse. E ne ha fatte tanti. Quelle mele che mi ricordano quelle in Irlanda, alberi enormi, sì. Qua le mele sono piccolissime, sì. Sì. Ma perché lì il clima è più fresco, il melo vuole terreni di montagna. Qui infatti se coltivi il melo ti devi accontentare di avere piante più piccole, non diventeranno gigantesche come quelle là del nord Europa, e in più qua con il clima caldo gli insetti agiscono in un periodo di tempo maggiore, quindi più è alta la temperatura, più è lungo il periodo caldo, più gli insetti vanno addosso a mangiarsi la frutta, tanto che alla fine quando diventano dolci arrivano pure i calabroni a mangiarsi la frutta. Però insomma dividiamo, condividiamo finché è possibile, condividiamo con tutti un po' loro, un po' noi. E quindi niente, quindi volevo dire che è una semplice foto, ma una piccola cosa, ma una grande soddisfazione, perché questo è uno di quegli alberi che se vedete i rami tutti intricati, non è potato. Potatura significa modificare la struttura della pianta, io non l'ho modificata, l'ho assecondata. Questo è cresciuto, ha fatto due rami così e glielo lasciate andare. Ho detto voglio vedere quando diventa, con mio padre le sole lotte con gli amici, ma quello poi a una cima diventerà altissimo, come i meli di Brian. Ma non può diventare altissimo, perché un melo è pur sempre un melo, non può diventare una sequoia, non può diventare una quercia. Ha una crescita limitata. Poi siamo pure nel sud Italia che fa caldo, quando vuoi che cresce questo melo? Infatti ha fatto 4 metri e si è fermato. È arrivato a 4 metri d'altezza e adesso è cominciato a crescere in larghezza. La chioma aumenta di diametro, ma non va più in alto. 4 metri. È una bella altezza, non è mica basso, però 4 metri con la scala ci arrivo. Ma soprattutto non poto, non devo stare là tutti gli anni a togliere rami, a tagliare rami, a tagliare rami e togliere ramaglie da sotto. E poi dovrei disinfettare i tagli perché se no faccio delle lesioni e più delle infezioni. La pianta sta bene, è un po' chiusa la chioma, ma gli sta bene, perché ho scoperto pure un'altra cosa, che mi piace sempre confrontarmi con persone come voi, che nel sud Italia la potatura, anche se si fa, deve essere fatta in modo diverso dai libri di agronomia e da come si fa nel nord Europa, perché nel nord Europa non c'è luce, è più umido, è più piovoso, deve essere più aperto perché sennò piglia i funghi. Qui col caldo che fa la chioma deve essere più chiusa, sennò la pianta la scotti proprio.
Quindi lo schema di potatura che prendi da un libro, devi vedere dove l'hanno stampato sto libro. Di solito i libri sono stampati al nord, quindi vanno bene per loro. Non voglio fare polemica, ma è un aggiustamento di tiro che si deve fare se tu vuoi fare agricoltura. A questo dovrebbe valere anche per le grandi aziende, che purtroppo a volte non riescono a fare attenzione a queste cose perché hanno fretta. Allora si fa uno schema di potatura e si stabilisce lo stesso dalla Sicilia al Trentino. Ma Sicilia e Trentino ci sono 20 fasce climatiche, di quanta differenza c'è, e lo sappiamo benissimo quanto è diverso il clima in Italia per ogni regione, per ogni luogo, per ogni posto. Quindi anche una semplice potatura va fatta in un certo modo. Io ho preferito di fare questa. Sud Italia, 400 metri sul livello del mare, luoghi comunque asciutti, non piove più di tanto, piove d'inverno, un po' più piovoso della Puglia, ma l'estate è secca da noi che non se ne può, la terra asciuga 2 metri sotto. Quindi la pianta deve conservare l'umidità e gli ho lasciato i rami anche all'interno. Ha la struttura aperta, sta bene per fatti suoi. In alto mi cresce 3-5 centimetri all'anno, così. Di lato cresce 10-20 centimetri. E lo stesso principio ho applicato a moltissime piante, lo applico adesso a tutte le piante e mi trovo bene. Perché le piante una volta, prima crescono in altezza e poi vanno in larghezza. Come i ragazzi che prima fanno, diventano alti e poi si fanno cicciotti. È la stessa cosa, se non li lasciamo andare in altezza si passerà una vita intera a tagliare queste piante. Tagli sempre quelle crescono, tagli sempre quelle crescono, non fruttificano, perdi tempo. Però poi lì c'è un problema, sì, ne parleremo nella potatura, perché quei rami che vanno in alto, quelli non è che possono starci tutti. Infatti questi meli a volte tendono a chiudersi di più di quello che hanno all'inizio. Allora io dico, forse la pianta ha bisogno di più ombra, però non gli posso far fare neanche tutto quello che vuole, perché sennò poi si chiude troppo e non ci posso andare per raccogliere. E quindi ho trovato un compromesso, cioè gli lascio i rami all'interno che portano i frutti, quelli piegati, ma tolgo qualche pollone che dovesse scappare troppo. Però sempre guardando prima il ramo principale, perché se il ramo principale a volte è stato cariato da qualche insetto, significa che è uscito un pollone, perché quello si spezzerà o seccherà. Quindi ti allevi il pollone e ti riformi la cima. Bisogna sempre vedere prima di tagliare cosa c'è sulla pianta e cosa trovi. Insomma, lì c'è un equilibrio tra le mie esigenze e quelle della pianta. Io credo di esserci molto vicino a questo equilibrio. Non voglio essere presuntuoso, ma i risultati ci sono stati e con quelli garantisco che la cosa ha funzionato. E poi non sono io l'unico che dice queste cose, dato che chi ha provato e le antiche piante da frutta erano coltivate in questo modo, sono sempre state trattate e coltivate in questo modo. Prima dell'agricoltura moderna le piante da frutta erano tenute nei campi allo stato più o meno spontaneo, non è che si facevano tanti interventi. Mi pare che ci siamo. Ah sì, l'ultima, questa mi pare che sia l'ultima, il valore del suolo. È una cosa su cui pure volevo far riflettere a proposito delle persone, dei nostri amici che usano certe sostanze come se fosse acqua di rosa. Certe sostanze che tu usi come fosse acqua di rosa, gli vorrei dire, guarda che un giorno le lascerai a qualcuno. Il valore del suolo, se tu chiedi a una persona quanto vale quel suolo, ti dice un valore in termini di soldi. 2.000, 3.000 euro al metro quadrato. Dice, vabbè, non ci coltivo niente, ci faccio un capannone. Sei in discesa e sei lontano dalle strade, il capannone non ti serve, perché il capannone tutto sommato lo fai se il capannone lo puoi affittare, se stai in una zona in cui puoi costruire il capannone, non è che lo puoi fare dappertutto. Il valore del suolo, al di là dei 2-3 mila euro a metro quadrato, il valore del suolo non è solo un valore prettamente economico di valore. Sì, quello è un valore non trascurabile, perché lo puoi vendere e prendi dei soldi, ma tu non è detto che il suolo lo vendi, poi chi lo compra? Cosa compri? Come la signora che ha comprato quel bellissimo frutteto. Se quel bellissimo frutteto fosse stato trattato, diserbato ed era reso sterile, come molto spesso succede in quello che vedremo nelle prossime lezioni, quando un terreno viene sfruttato troppo, può essere reso sterile. E se un terreno è reso sterile, quanto vale per l'agricoltura? Niente. Quello è il valore del suolo a cui bisogna tenere riferimento, non è solo un valore economico perché lì puoi costruire tutto il resto, insomma è un valore intrinseco molto forte. Il suolo è un elemento vitale, quello che dicevo all'inizio, ed è valoroso, cioè vale molto se è vitale, ma se è morto, se l'hai ammazzato sto suolo, non ti vale più niente, solo una carcassa di terra e di pietre che per riprendersi ci metterà anche decenni, non è semplice. E questo valore del suolo spesso viene lasciato in eredità anche con le vendite.
Eredità significa che non paghi, perché te lo passa chi ce l'avevo, e mio padre lo passa a me, però mio padre l'ha comprato, non l'ha avuto in eredità, è costato pure parecchio. Ma chi lo compra? Comunque lo riceve, come quel bambino che riceve del suolo, e dopo ci ricevi quello che c'è dentro. Cioè ricevi delle componenti vitali per produrre vita, per produrre alimenti, per produrre cose importanti. Anche se tu con il tuo suolo non ci vuoi fare proprio niente, ci vuoi tenere l'erba alta 3 metri, produci ossigeno. Scusatemi, non è poco produrre ossigeno al giorno d'oggi, anche solo quello. Certo, devi fare tutte le lotte per scongiurare incendi e deturpazioni di ogni genere, però il suolo rende, produce qualche cosa per noi, anche se sta lì apparentemente fermo e abbandonato. Produce ossigeno, e l'ossigeno non se ne può fare a meno neanche più di pochi secondi. Poi viene il valore successivo, che è quello dell'agricoltura. Puoi tenere il suolo se ci vuoi coltivare il tuo orticello, il tuo campo, la tua azienda, quello che vuoi, ben venga. Ma dipende cosa hai comprato, cosa hai ereditato. Adesso le aziende agricole cominciano a preoccuparsi. Alcune grandi aziende, quando comprano dei terreni, ci speculano, ci fanno attenzione su questo, ci sguazzano e alcuni ci perdono se non stanno attenti. Perché i furbi vendono un terreno sterile a basso prezzo, facendolo magari sembrare chissà che cosa, e poi non ci puoi coltivare niente. È chiaro. Va bene, è bello tutto questo, mi fa piacere dell'entusiasmo, perché... Sì. Che non abbiamo parlato, no? Perché abbiamo parlato di pesticidi, abbiamo parlato insomma di... non abbiamo parlato di inquinamento, no? Ecco, sì, anche sì. L'inquinamento, la Puglia, insomma, c'è l'Ilva, c'è sì. A Brindisi c'è la centrale a carbone, l'ENI. Allora io mi chiedevo una cosa: dai pesticidi con la cultura magari piano piano possano farne a meno, ma se invece le industrie continueranno a inquinare, io mi chiedevo una cosa: le serre, no? Non so se affronteremo il problema delle serre, la qualità, cioè se io comincio a piantare nelle serre per difendermi dall'inquinamento, è relativo. Relativo? Relativo, perché se sono polveri di una centrale a carbone, riesci forse abbastanza a contenerne la dispersione, la ricaduta sul suolo con il telo, riesci, non ci va. Ma se diossina, Ilva e compagnia, quella è arrivata per tutto. Beh, le piogge, no? Dalle piogge ci possiamo difendere, dalle piogge acide delle industrie. Sì, dalle piogge acide, sì, in serra, sì, certo. La serra uno schermo te lo fa, però dipende dalle sostanze, perché se è una sostanza granulare, solida, come le ceneri, sicuramente te ne difendi. O le piogge, nel caso del telo, te ne difendi. Però attenzione, perché poi le piogge sono subdole, perché se ti entrano in falda e tiri l'acqua dalla falda, la stessa cosa. Peggio ancora se è una sostanza volatile. E la qualità del prodotto in serra non è mai... La qualità del prodotto in serra può essere buono, ottimo, migliore, mediocre, può essere come tutti gli altri prodotti, dipende dalle tue tecniche di coltivazione. Perché se nella serra non usi in modo eccessivo determinate sostanze, se fai pacciamatura, la serra è solo un ambiente protetto che inizialmente la sua funzione era quella di anticipare i raccolti o posteciparli proteggendoteli dagli agenti atmosferici. Scampi le grandinate, scampi freddo, scampi caldo eccessivo, eccetera, eccetera, eccetera. Mancanza di sole più che altro, mancanza di calore quando fa troppo freddo. La serra è un ambiente protetto, non la dobbiamo vedere come qualche cosa di negativo. Certamente lo smaltimento dei teli e tutto il resto dovrebbe entrare in un circolo virtuoso, ma nella serra dipende sempre quello che vai a mettere sulle piante. E il substrato, e un'altra cosa, scusami già che ci siamo, nelle serre è importante l'alternanza delle coltivazioni. Cioè se hai una serra non puoi fare sempre fragole e sempre pomodori, perché il terreno si impoverisce. I pomodori ritornano sui pomodori dopo almeno 4 anni. Le angurie dopo 7 anni. Io non ci credevo, ci ho provato. Il risultato è che anguria su anguria, piccolo appezzamento come questa stanza, pochi metri quadrati, il primo anno angurie di 18 kg, il secondo anno angurie di 8 kg. Dimensioni più piccole, perché non c'erano i nutrienti sufficienti. Stesse coltivazioni, stessa acqua, stesso terra, stesse sostanze, senza usare Gym, soltanto un po' di stallatico. Tra l'altro le angurie richiedono lavorazione profonda, e ho fatto lavorazione profonda tutte e due le volte, da 18 a 8 kg. Stessa varietà. Quindi perché? Perché le sostanze minerali non c'erano, e perché i minerali stessi e il terreno non avevano avuto il tempo di riaccumularsi. Avrei dovuto intervenire con i coci, ma non era il caso. Meglio spostarsi più là.
E la qualità del sole che riceve una sera non è uguale alla qualità del sole all'aperto, no? La qualità del sole? Del sole, dei raggi solari. Della serra? Per la fotosintesi. Certo, non è la stessa, ma siccome il telo di plastica è trasparente, la funzione del telo è quello di intrappolare il calore, per cui la fotosintesi funziona tal quale. E il calore invece che non viene disperso nell'atmosfera ma rimane nella serra. E in certi periodi è utilissimo per avvantaggiare la crescita delle piante o la maturazione dei frutti. Quindi la serra... Come? Anche l'umidità, certo, perché poi se una serra la intendiamo come una struttura abbastanza, dinamica, può essere fatta in modo che si apre e si chiude sulle pareti laterali o sul tetto con un termostato. Quindi c'è un termostato, uno strumento elettronico, che quando ti misura una certa quantità di calore, tu lo stabilisci a priori, si apre o si chiude e ti conserva la temperatura. L'umidità di conseguenza è tutto il resto. C'è un termostato che ti dice già quando dovrai irrigare se l'umidità al suolo sarà inferiore al tuo parametro che avrai stabilito. Quindi la serra è una struttura, diciamo più che altro è costosa. È solo che è costosa all'inizio, specialmente all'inizio, è un costo elevato che devi ammortizzare in un tempo molto lungo. È costosa, però è una struttura con cui puoi controllare certi fenomeni, certi parametri che in agricoltura ti sono comodi. La germinazione, per esempio. Certo, la germinazione. Sì. Tutte le piantine ortive che adesso andiamo a comprare, per chi le compra, belle e pronte, sono state fatte germinare in serra a marzo, quando invece all'aperto sarebbe stato impossibile. È anticipato di 2 mesi. E, insomma, può essere un vantaggio perché, ripeto, non è una struttura aberrante, è qualcosa di molto utile se usata naturalmente con attenzione. Certamente se la serra dovesse essere chiusa, sigillata ermeticamente e buttato dentro di tutto di più, allora diventa una camera a gas, ma mai se ne voglia da questo tipo, anche perché poi le piante non potrebbero vivere in quel modo. Molte piante hanno bisogno di aprire le serre, per molti pomodori nelle serre vanno tenute aperte perché sennò non entrano gli insetti per l'impollinazione. Quindi è un ambiente controllato con le porte e le finestre sempre pronte ad essere aperte. Sì. Per quanto riguarda la concimazione, quindi di orto, io non ho capito se tu lì intervieni arando o meno, tipo il letame tu lo sotterri o lo lasci in superficie? Dipende dalle specie, alcune le sotterro, altre lascio in superficie. Tipo? Allora, per esempio, per le patate va leggermente interrato, uno strato sottile di terreno giusto per non farlo asciugare, perché lo stallatico molto maturo con le patate va bene perché conserva l'umidità più a lungo, quindi permette il germogliamento del pezzettino. Pomodori? E i pomodori lo interro. Quello che non interro sono per esempio i fagioli, perché i fagioli si mettono, noi facciamo in questo modo, si fanno dei solchi. Nell'agricoltura nostra tradizionale viene arato tutto, ma io sto tentando di fare solo dei solchi aperti dove si bagna il solco e si lascia riposare una notte con l'umidità, perché sono argillosi, l'acqua deve rimanere lì a imbibire piano piano, se si bagna e si lascia che rimanga imbibito. Poi il giorno dopo si piantano i fagioli e si coprono con del letame asciutto, secco, in polvere. E quella polvere secca evita che il terreno sottostante continui ad asciugare. L'umidità contenuta con una sola irrigazione permette il germogliamento e la nascita dei fagioli. Poi se il periodo è favorevole, che ci sarà qualche pioggia, ci sarà umidità, non innaffiamo più, se no bisogna intervenire forse una volta a settimana con altre irrigazioni. E con i pomodori interri sotto la piantina piccola di lato, di fianco. Una specie di rincalzatura che si fa rincalzando la piantina con uno strato di letame. Questo perché se ne mette giusto quel poco che occorre lungo le piantine nel filare, altrimenti si usava, e qualcuno usa anche, sparpagliarlo su tutto il terreno e poi mettere le piantine, però nasce un sacco d'erba perché si concima troppo e tutto. Quindi è meglio centellinare l'uso, è più faticoso metterlo solo sul filare, però è più mirato e ti evita problemi perché poi non nascono le piante erbacee dappertutto. Poi comunque d'estate riusciamo, d'estate per esempio con i pomodori, peperoni e compagnie, riusciamo a contenere le sarchiature perché irrigando a goccia solo lungo il filare dove ci sono le piantine non nascono le erbacee negli interfilari, ma se piove nascono.
un po' col calpestio, un po' tirandole e dandole agli animali, insomma qualche cosa si deve fare, perché il mio orto non è un equilibrio tanto evoluto, insomma. Non è sinergico? No, purtroppo non è sinergico perché io non ho tempo di arrivare, dato che le coltivazioni erbacee, ortive, sono veloci, una stagione le metti e le togli. E io in una stagione non faccio in tempo perché mi occupo di alberi, ho un vivaio di piante e quindi solo per coltivare e tener cura agli alberi in vaso e tutte quelle che innesto e moltiplico già ne ho tantissimo di lavoro. E lì interviene mio padre con i suoi sistemi. Però non usiamo niente oltre l'età, almeno quello, è d'accordo. No, se ci sono... Sì. Soltanto l'ultima cosa, ma che disastro fa lo zolfo e il rame alle foglie dell'uva? Alle foglie dell'uva, dell'uva. Allora, se viene usato in periodi, per esempio, di fioritura, rovina i fiori, quindi sui fiori non ci deve essere messo assolutamente, o prima della fioritura o dopo la fioritura. Ma non è concessa nell'agricoltura naturale? Sì. Zolfo e rame sono concessi dall'agricoltura biologica. No. Zolfo e rame sono concessi dall'agricoltura biologica. Possono essere usati, ne parlerò, c'è questo nel programma. E se se ne mette troppo, per esempio di rame in poltiglia, blocca la traspirazione, quindi la fotosintesi. E allora la pianta è costretta a fare nuovi tralci, nuovi rami liberi da sostanza. Okay. No, solo questo. Fa una patina che non la fa traspirare. Come? Sì, vaporizzato, e tu pensa che l'effetto dello zolfo e del solfato di rame o del rame sull'uva è già efficace quando tu lo vaporizzi o lo spruzzi senza che lo vedi. Cioè, la foglia non deve diventare blu. Okay. Molti vigneti invece sono fatti blu, perché se non vedono l'effetto, cioè se non vedono la patina, pensano che non ci sia l'effetto. Invece quella è una sostanza che basta in piccolissime concentrazioni, sì. Dipende dalle colture. La proporzione ideale dipende dalle colture. Io ormai ho preso pratica, però ti posso dire che in un litro d'acqua metterei 10 grammi. Quindi un chilo su un quintale di acqua, diciamo. Sì, ma okay. è anche troppo, è già troppo concentrato. Okay, dipende poi l'intervento che devi fare, perché se le piante non hanno malattie in atto, tu ne metti poco per prevenire. Se invece hai visto un attacco di malattia, allora aumenti un po' la dose. Ok, grazie. Prego. Ah, un'altra domanda. Prima si è parlato di favino e sì, graminace. Sì. Se io volessi piantare il trifoglio? Sì, è una di quelle piante utilissime. Copre, contiene le erbacce, ottimo. E il periodo ottimale come il favino? Dipende dal trifoglio, perché c'è il trifoglio bianco, quello rosso, quello incarnato. Mi pare che comunque il periodo sia sempre autunnale, fine estate, autunno. E anche il trifoglio si semina senza interrare. Così, come il favino, sì, la stessa cosa. Bene. Va bene, grazie a tutti.